Quello che noi come Regione Puglia, come Arti, cerchiamo di realizzare con una serie di programmi, di iniziative di cui Laboratori dal Basso è un pezzo, probabilmente sono più noti iniziative come Principi Attivi o Bollenti Spiriti o Startup Puglia, insomma fornire una serie di supporti e aiuti orientati principalmente ai giovani, laddove il giovane è la principale risorsa del territorio e probabilmente una componente fondamentale per dare la possibilità ai giovani di rendere più sostenibili le proprie idee, i propri progetti, anche di autoimpiego, è quello di fornire anche un supporto in termini di accompagnamento, di crescita delle competenze. Bene, Laboratori dal Basso dà la possibilità di autocostruirsi, autogestire un percorso di apprendimento basato sulla propria domanda, sul proprio fabbisogno, proprio inteso come gruppo di giovani. Bene, quindi quest'oggi si parla di un tema che è stato proposto appunto dal gruppo rappresentato da Antonella Biscotti, che noi riteniamo molto importante, soprattutto per questo territorio. Stiamo parlando di nuovi modelli di gestione del turismo. Stiamo parlando di comprendere e capire le dinamiche dell'innovazione applicate a un settore che è benché tradizionale, è molto influenzato da quello che avviene in termini di progresso tecnologico, in termini di innovazione. E quindi probabilmente il tema di oggi è molto rappresentativo di questa dinamica, ossia lo sviluppo di piattaforme informatiche attraverso cui sostanzialmente si è diffusa in maniera molto capillare l'utilizzo delle prenotazioni online. E questo ha avuto un impatto, influenza fortemente la modalità di gestione delle attività ricettive, soprattutto perché la politica di definizione dei prezzi è in qualche modo cambiata, trasparente. Io non sono un esperto di questo tema, quindi non mi addentro nelle questioni, nelle motivazioni, microfono, nelle questioni. Però lo chiediamo, quest'oggi c'è un testimone che appunto porterà la sua esperienza. E quindi l'invito al dottor Noviello è quello di essere il più possibile informale, il più possibile diretto, di trasmettere quelle che sono le sue esperienze con quale si incontra nello svolgimento della sua professione. Perché giustamente, come diceva Antonelli, questa non è un'aula d'università, ma è un'occasione di riflessione, di confronto su alcuni temi. Questo incontro, questa testimonianza dovrebbe essere trasmessa in streaming. Non credo che in questo momento i tecnici siano riusciti a consentire questa cosa. È la prima iniziativa, quindi speriamo di migliorare da questo punto di vista, però sicuramente è in corso una registrazione, quindi è possibile rivederla. Però l'invito a voi è soprattutto ai giovani, a tutti coloro che sono interessati a affrontare appunto i temi dell'innovazione e dell'imprenditoria, la piattaforma Laboratori dal Basso contiene un archivio molto ampio di lezioni registrate in differita relative a tutta la prima edizione e questa è la prima iniziativa, abbiamo detto, della seconda edizione, quindi troverete adesso dai prossimi giorni le dirette streaming e le registrazioni di tutte le iniziative che verranno realizzate nella Puglia. Stiamo parlando di oltre 3.000 ore di incontri, seminari, lezioni registrate in differita della prima edizione. Abbiamo in programma altre nuove 3.000 ore. Stiamo parlando sempre di iniziative realizzate dal basso, quindi basate sulla domanda dei giovani. Io non mi dilungo oltre, quindi vi auguro
buon lavoro, buona testimonianza e passo la parola a Stefano Noviello. Buonasera a tutti, grazie a tutti per essere qui. Io con certi strumenti faccio fatica, non mi appartengono, quindi capirete che se sentite qualcosa di strano, di anomalo, sappiate che è dovuto a questo strumento. Ringrazio Peschici, la Regione, Antonella e ringrazio prima di tutto chi è seduto dall'altra parte, perché io mi trovo spessissimo ad assistere a quelle che sono le cosiddette testimonianze e credo che da ogni testimonianza la persona che esce dalla posizione, diciamo, da soggetto, da relatore, esce fuori cresciuto e sarete voi alla fine a dare a me sicuramente delle informazioni, perché l'approccio americano, cosiddetto bottom up, quindi quello che viene dal basso, è quello che sicuramente porta al successo di un territorio. Io vi prego di partecipare nel senso di aiutarmi, di interagire, proprio perché qui non siamo in un'aula, ma siamo in un momento di incontro. Quindi vi farò delle domande, mi piacerebbe se che ci fosse un minimo di interazione. Mi auguro di non stancarvi. Se dovessi utilizzare dei termini, perché uso dei termini molto anglofoni, perché questa è una materia ed è una disciplina ed è una metodologia che arriva dagli Stati Uniti, vi prego di fermarvi e dire: Stefano, non ho capito, per voi non sono dottor Noviello, sono Stefano, perché non mi appartengono certe cose, non sono per i formalismi assolutamente. La prima cosa che vi chiedo è: quanti sono albergatori e quanti invece sono di strutture extra alberghiere? Alzassero la mano gli albergatori. Chi è tutti e due, meglio. Prima, va bene. Gli albergatori quanti sono? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Bene. Tutti gli altri saranno extra alberghiere. Voi rappresentate la nuova forma di turismo. Le strutture extra alberghiere sono quelle che con il tempo e per le politiche e per le nuove forme di economia stanno prendendo il sopravvento. Oggi esistono dei B&B, degli affittacamere che hanno un valore che non è comparabile neanche ai migliori 5 stelle al mondo. Il revenue management è una insieme di tecniche che sono nate negli Stati Uniti negli anni 70, dopo lo shock petrolifero. Qualcuno di voi probabilmente già assistito a qualche corso di revenue. Io sono molto, passami il termine, filoamericano in questo senso, per tante altre cose no, però per quelle che sono le politiche economiche all'interno del sistema alberghiero ad oggi sono molto, molto, molto filoamericano. Quindi il sistema di revenue management è un sistema americano. Durante gli anni 70 c'è stato lo shock petrolifero, me le hanno raccontate queste cose. E mi hanno sempre insegnato che durante quel momento storico, negli Stati Uniti, dove ci si muove, sapete benissimo, solo con l'aereo perché le distanze sono enormi, il flusso di clienti che volavano ha ricevuto un crollo enorme. Le compagnie aeree, per contrastare questo calo, si sono dovute adeguare. Ci si è resi conto di che cosa? Che l'aereo, in quanto struttura, ha un costo, quindi cominciamo ad entrare dentro quella che è l'ottica, un costo fisso, quindi un costo che l'aereo parta o resti a terra, i costi sono sempre molto alti. E perché casomai l'aeromobile ha un costo molto sostenuto? E perché, altra nota dolente, in un momento storico come questo, anche se io dico prendetelo con le pinze, il costo del personale è molto alto.
e sono dei costi fissi, che l'aereo decolli o l'aereo resti a terra, l'hostess, il pilota, andavano pagati. Cosa è successo? Lo shock petrolifero ha fatto sì che i biglietti aerei aumentassero notevolmente di prezzo. Gli aerei in pratica rimanevano a terra o erano costretti a fare delle trasferte con uno, due persone a bordo. In pratica c'erano delle perdite secche per gli imprenditori. Le compagnie aeree erano praticamente ormai erano quasi fallite. Ce ne sono tante storiche su cui hanno fatto diverse serie televisive che hanno avuto grossissimi problemi. E proprio in quel momento che diversi soggetti si sono riuniti vicino a un tavolo, soprattutto gli amministratori delegati di queste società, hanno detto: che cosa facciamo? Come contrastiamo? Cominciamo a ragionare in ottica di riempimento. Oggi le compagnie low cost vi hanno, dopo 20 anni, vivono ancora di tecniche di riempimento. Il primo biglietto, il primo posto costerà 1 centesimo, ricordate quella compagnia irlandese, poi lo stesso posto, se lo si va a comprare il giorno prima della partenza, costa 400 euro. Che cosa è cambiato? È cambiato un elemento fondamentale, il momento dell'acquisto. Quindi cominciamo a prendere un attimo spunto da questi piccoli da queste piccole informazioni che vi sto dando, se non faccio danni. Il momento, il tempo, il momento della prenotazione. Quanti di voi si basano ancora con una clientela storica? La zia Pinuccia, che sono 20 anni che viene da voi in albergo. E che incidenza ha avuto negli ultimi anni questo fenomeno? Credo che oggi come oggi è quello che ha fatto sopravvivere molte strutture alberghiere. Perché dall'altra parte ci si è affacciati su un mondo nuovo, che è quello del uno dei canali di vendita. Non è il canale di vendita, è uno dei canali di vendita. Durante gli ultimi anni ha sicuramente preso piede i vari portali, le cosiddette OTA, Online Travel Agency, quelli che chiamiamo in gergo portali, i vari Booking.com, Expedia, quella che era Venere, pace all'anima sua, e via discorrendo. Le politiche di revenue, ci tengo subito a specificare, non sono internet. Revenue non vuol dire internet. Internet è un canale. Quali sono gli altri canali che utilizziamo di vendita? Aiutatemi. La vendita telefonica. Ieri ho avuto una docenza di 3 ore per far capire che ricevere una telefonata è come un assist a porta vuota. Poi vediamo perché. Poi ci sono gli intermediati, quindi agenzie di viaggio, i tour operator. Quanti di voi hanno ancora allotment? Se mi alzate la mano, qualcuno di voi ha ancora degli allotment? Tour operator? Italiani o stranieri? Entrambi. Bene. Pagano? Pagheranno, mettiamolo in questi... Pagano, bene, è importante. Perché, però, ultimamente la situazione è, bisogna tenere... Ricordatevi che i sospesi diventano delle perdite secche, purtroppo. Certo. Ma fondamentale è proprio questo, fondamentale è l'approccio ad aprire le orecchie, a non chiudersi dietro quello stanzino e a tirar solo di conto. È fondamentale. Oltre alle telefonate, al diretto,
avete tutti quanti, o mi auguro che tutti quanti abbiate, un cosiddetto booking engine, sistema di prenotazione diretto sul vostro sito. Se non lo avete, sappiate che siete tre passi indietro, dovete correre. Avete bisogno di un sistema di prenotazione diretto, perché l'obiettivo dei prossimi anni è disintermediare. Non potete vivere facendo arricchire i portali. Non potete avere una percentuale superiore al 50% delle vostre vendite che derivano da un solo canale, e tanto più se arrivano da un solo portale. Nel lungo periodo non è sostenibile. È come quando aziende importanti lavorano e hanno una sola grande commessa. Quando questa commessa scompare per qualsiasi fattore, l'azienda fallisce perché non si è stato al passo coi tempi. Per definizione, la classica definizione che si usa in revenue è che il revenue è la vendita all'ospite, non al cliente, ospite. Cambiate approccio. Sono il primo ad aver fatto questo tipo di lavoro. Nell'ottica americana non si chiama client, si chiama guest, ospite, non cliente. Non guardateli come borsellini che entrano da quella porta. Guardateli come persone che, se staranno bene, vi porteranno altro. La remunerazione deve durare nel tempo, non deve essere uno spot. Non dobbiamo assolutamente fermarci a un solo soggetto, ad una sola tipologia di ospite, ma dobbiamo pensare in ottica di lungo periodo, perché senza il lungo periodo le aziende e gli alberghi o tutte quelle che sono le strutture extraalberghiere non sono sostenibili. E in un luogo come il Gargano, dove il turismo per molti anni si è basato su quella che era un... ci si tramandava l'ospite, cioè ci sono degli ospiti che casomai delle nuove generazioni che erano ospiti già dei propri genitori o dei propri nonni ad oggi. Prima o poi, mi auguro il più tardi possibile, queste persone non ci saranno più, perché non si vive in eterno. Se lavorate bene sulle nuove generazioni avrete un futuro. Esistono resort al mondo dove si punta solo ed esclusivamente sul bambino. Il bambino è statisticamente provato che è il soggetto che ha maggior peso decisionale durante le vacanze, perché è il bambino, il genitore non vuole avere bip, bip durante le vacanze. Vuole fare la vacanza anche lui. In una location come quella del Gargano, io mi auguro che tutti voi siate super disponibili ad accettare i bambini, perché i bambini diventeranno adulti. E se il bambino si è trovato bene, e io porterò sempre nel mio cuore, io il primo posto dove un giorno porterò un mio figlio in vacanza è in Puglia, non nel Gargano, perché la mia prima vacanza, le mie vacanze da bambino sono legate ad un posto, ad un campeggio piccolissimo che era Costa Merlata, di fronte ad Ostuni. Io, nella mia vita, lo so. È colpa di mamma e papà. Ma no, io parlo di Ostuni perché è una mia esperienza, ma io vi dico che assolutamente, io sono una persona assolutamente, ma vi dirò di più, che sono originario di Benevento e ho tantissimi miei concittadini che passano le vacanze sul Gargano. Il mio però ricordo più bello è legato sì alle vacanze da bambino, ma oggi, quando mi sono trovato a dover dire ma ti ricordi la vacanza più bella che ho fatto in vita mia, dove è stato? È stato in un campeggio nel Gargano. E quante ne ho combinate. Però è fondamentale ricordarsi, è fondamentale, no ma è vero, ero a Vieste, un po' più là, però
Mo mi auguro che nessuno faccia guerra tra vieste e peschici, altrimenti è finita. Però assolutamente, ma vieste me... Perfetto. Ma mi auguro che non è un prodotto assolutamente paragonabile. Mettiamolo in questo. Ah, però il Kumano, bene. Dicevamo, torniamo a bomba su quello che è il nostro tema. Vendere il prodotto giusto all'ospite giusto, al momento giusto, significa conoscere i propri ospiti. Conoscere chi entra da quella porta, chi vi contatta tramite mail, chi vi telefona. È la cosa più difficile che esista. La cosa più difficile che esista. E chi non è nato albergatore fa fatica. Però probabilmente acquisisce e si affaccia al mondo alberghiero in maniera nuova ed innovativa. Perché non ha quelle infrastrutture che molto spesso ci legano a determinati stereotipi operativi. La prima cosa che io faccio quando vado in un albergo dove mi chiedono la consulenza è: prendi il listino, prezzi, e buttalo, perché il listino prezzi è un ostacolo operativo per il nuovo mondo e soprattutto per quello che è il vostro canale primario, che è il web. Perché le nuove generazioni si affidano al web. Il primo suggerimento che vi do oggi è: quanti di voi, quando l'ospite va via, tutti quelli che hanno prenotato tramite portale, mandano una mail? Perché tanto chi viene dal web comunica tramite mail. Quanti mandano una mail all'ospite dicendo: caro ospite, grazie per essere stato qui. Spero che il suo soggiorno sia stato bello. Oltre a bla 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 delle recensioni che richiedete, perché bisogna combattere. Ma quanti lasciano dicendo: in allegato trovo un voucher con un 10% di sconto per la volta prossima? Perché chi prenota tramite portale è tendenzialmente, se si è trovato bene, fedele al portale, non alla struttura. La fidelizzazione voi la dovete conquistare. Dando uno sconto del 10%, ho detto 10% non a caso, perché chissà quali sono le commissioni medie dei vari portali, sa che il 10% significa che come minimo sta portando a casa un più 5%, giusto? Quanti di voi lo fate? Mi auguro che se alla fine di questa testimonianza voi da oggi in poi fate questo step, questo passaggio, prendete questo punto, io sono felice. Perché voi andate ad incentivare la disintermediazione. Io non voglio fare guerra a portali che guadagnano miliardi, ma io voglio fare l'interesse di un territorio, di un imprenditore che è costretto a pagare le tasse in Italia, a differenza dei portali che li pagano in Olanda. Non è giusto, non è giusto. Perché voi dovete lavorare e dipendere da un solo canale che vi mangia? No, da domani tornate nei vostri alberghi, preparate una bella mail e fatevi un voucher. Uno sconto del 10% sulla prossima prenotazione. Voi prima di tutto state portando a casa minimo un più 5%, ma potete creare delle attività di cosiddetto cross-selling. Potete cercare di far sviluppare il vostro territorio. Tornerete a rispondere al telefono e a gestire l'ospite che vi chiama come un'opportunità a porta vuota, dove dovete solo insaccare. E invece no. Oggi, io ieri ho fatto una docenza dove mi è stato detto: noi rispondiamo al telefono, pronto hotel, bla bla bla, sono Pinco, guardi, vorrei, mi serve bisogno di una camera, guardi, ci manda una mail? No, no, ci manda una mail, non si può sentire. Cioè, voi non vendete, passatemi, mutande, voi vendete servizi.
voi vendete una cosa che non è tangibile. L'ospite non porta a casa una cartina, come oggi scherzavano. No, porta a casa un'esperienza, il ricordo. E se voi invece di fargli portare a casa un ricordo, pretendete che l'ospite arrivi, venga, paghi e vada via, tipo bancomat, siete lontani anni luce da quello che è il turismo. State ostacolando lo sviluppo del vostro territorio. Danneggiate non solo voi stessi, ma danneggiate chi vi è, il vostro collega. In ottica revenue si chiama competitive set, americano, no? Cioè dovete far guerra con il vostro vicino. No, sinergia e rete sono il successo. Ma secondo voi le grandi catene alberghiere com'è che fanno i miliardi? Fanno guerra tra di loro? Vi siete mai chiesti perché certe tariffe non scendono mai sotto certi livelli? Non solo nel mondo alberghiero, ma guardatelo nel mondo qualsiasi cosa. Perché non si scende sotto a certi prezzi? Non si può dire, però è quello. È quello, ed è dato dalla sinergia. I momenti di incontro come questi devono servire per mettersi insieme, parlare, condividere e puntare dritti ad un obiettivo. Questo deve essere il momento di incontro. Io qui oggi vi parlerò di tante cose, ma probabilmente non arriveremo neanche alla metà del materiale, perché fare revenue management sono 30 anni di lavoro. Io ho fatto dei corsi negli Stati Uniti che sono durati 20 giorni di lavoro. Perciò io chiamo sempre pillole di revenue. Perché pillole? Perché quello che mi interessa è darvi degli spunti operativi. Io non vi devo vendere prodotto, non vi devo vendere software, non vi devo vendere nulla. Io vi voglio dare un'opportunità e dare un'opportunità al territorio. Perché voi siete i soggetti attivi del territorio e voi rappresentate il territorio. La prima slide che io metto non è che cosa è il revenue, ma che cosa non è. E quando io vado da un qualsiasi imprenditore che mi chiama, io dico, guarda, patti chiari, amicizia lunga. Io ti dico, prima di tutto, che cosa non è il revenue. Perché se tu credi che il revenue sia quello che voi leggete qui, io non vado bene per te. Io non devo vendervi nulla. Io vi devo insegnare un metodo operativo. O meglio, devo cercare di insegnarvi un metodo operativo e lavorare in sinergia con tutto lo staff per il raggiungimento dell'obiettivo. Condivisione dell'obiettivo deve essere fondamentale. Molto spesso negli alberghi, soprattutto quelli di piccole dimensioni, c'è il proprietario che c'ha il mal di testa dalla mattina alla sera perché deve correre in banca a tappare le falle. L'albergo va per i fatti suoi e chi è al ricevimento non sa neanche che tariffa deve dare. E non sa quali sono i parametri di scontistica, non sa perché può fare quel tipo di sconto, perché? Perché non c'è condivisione degli obiettivi. Se non condividete l'obiettivo con tutto il vostro staff, voi non arriverete mai a far sì che il vostro staff vi sia fedele. Uno staff che condivide un obiettivo, avete fatto bingo, perché si responsabilizza, perché collabora, perché si sacrifica per il raggiungimento di un obiettivo, perché si fa squadra. Io la prima cosa che faccio quando vado in albergo, in qualsiasi albergo, io, il mio ufficio, che di solito finiscono sempre dentro gli scantinati più remoti, io lo levo, non voglio un ufficio, io sto dietro al ricevimento a combattere con la mia squadra, perché in stagione si combatte. E voi sapete benissimo, perché sono tanti anni che combattete. L'obiettivo non è quello di fare il 100% di occupancy, ovvero non vendere tutte le camere obbligatoriamente. Magari, no? Per chi lavora già in quest'ottica, magari. Avere come obiettivo quello di vendere tariffe alte. Magari, cioè io non posso prendere e dirvi, caro albergatore, da oggi arrivo io e tu vendi le camere a 200 euro. Se il tuo prodotto vale 10 euro, vale 10 euro. Cioè, io non posso,
Io non ho la bacchetta magica per cui se tu hai una camera, hai bagni che non hanno le finestre o hai il materasso degli anni 40, dire e giustificare e se l'ospite mi lascia la recensione negativa ho anche la faccia tosta di rispondere non è vero. Io il consiglio che vi do oggi è a coppia, tra di voi, andate a trovare i vostri competitor, dormite negli alberghi dei vostri colleghi, fatelo per capire qual è la qualità del prodotto del vostro territorio, lavorate in rete, io ve lo dirò 100.000 volte, perché io vengo da un'esperienza, l'ultima che ho fatto, che è stata nelle Marche, dove si è partiti, dove c'è una rete non solo, diciamo che noi siamo figli di un antico feudatario, no? Noi siamo ancora al Medioevo fermi sotto certo punto di vista, il nostro è un approccio di tipo veramente molto molto vecchio, e anche nelle Marche ho trovato lo stessissimo ambiente, però lì tutti gli imprenditori hanno detto basta, creiamo un qualcosa che porti al successo del nostro territorio. Non è detto che ci arrivino, però ci stanno provando. Hanno fatto nascere un consorzio, ci hanno investito, ci credono, hanno l'appoggio di tutte le istituzioni, ma il consorzio ha una finalità e deve essere perseguita, non deve essere trovata semplicemente come punto per mangiare fondi che tutte le istituzioni danno. È facile prendere i soldi europei, i fantomatici fondi europei. Quei fondi europei, forse per chi non lo sapesse, di chi si nutre di questi fondi europei, fanno sì che la nostra posizione in Europa abbia il peso che ha oggi. Oggi in Inghilterra, e lo dico quasi con le lacrime, vi giuro, quando io ho mandato dei colleghi a lavorare adesso a Londra, ci hanno definito pigs, maiali, e pigs lo utilizzano come acronimo di portoghesi, italiani, greci, spagnoli, gli ultimi d'Europa. È arrivato il momento di tirar sulla testa e di lavorare in ottica di sviluppo del territorio. Revenue non vuol dire sistema. Non esiste un software che vi dà le risposte a quello che voi cercate. Non esiste. Perché software vuol dire standardizzare un qualcosa. Anche se io lavoro, anche se io sono lo stesso B&B o lo stesso hotel della signora e abbiamo lo stesso numero di camere, lo stesso stelle, siamo uno vicino all'altro, avremo dei prodotti diversi perché non siamo la stessa cosa, perché non possiamo essere la stessa cosa. E quindi un software non mi può dire che la mia tariffa deve essere uguale a quella della signora. Non è un software a stabilire. Siamo noi a dover dettare determinate regole. Siamo noi a dover stabilire se il nostro prodotto a livello di marketing si può permettere un posizionamento piuttosto che un altro. Fate un salto rispetto a quelle politiche di revenue che vi dicono 39,90, basta coprire i costi. No, basta coprire che si chiama svendere. Si chiama svendere. Quello è svendere un prodotto. Ma è il posizionamento che è la visione che si ha del nostro prodotto nel mercato, quello che qualunque altro soggetto percepisce, è indispensabile per la sopravvivenza e per aumentare la qualità del prodotto. Sopravvivere a 39,90 euro vuol dire che cosa? Morire. Ma non solo nel lungo periodo, il problema è che quando io sono il vecchietto o sono mia mamma, no? Mia mamma ha 60 anni, 64, è andata in vacanza e ha detto, beh, trovato l'offerta, 39 euro, bene. Mamma, come sei stata? Ma guarda, abbiamo mangiato discretamente, il soggiorno è stato buono.
la camera così così. Mamma, ma tu ci torneresti in quel posto? Manco morta. E perché? Perché il prodotto che gli è stato offerto era da 39,90 euro. Non può essere un prodotto da 100 euro. Ciò nonostante, ha detto, quello era un prodotto che probabilmente non valeva più di quel 39,90. Era sbagliata la tecnica di pricing dell'hotel di vendere quella camera a 250 euro durante l'alta stagione. Rendetevi conto e portate la vostra struttura ad un livello reale. Fatevi giudicare da un vostro competitor, perché insieme raggiungerete quell'asticella sotto la quale posizionerete non il vostro albergo, ma il vostro territorio. Secondo voi qual è il successo di location come Capri, Amalfi, piuttosto che la Sardegna? La location? Dubai? No. È l'immagine. Noi siamo figli dell'immagine. Dubai è nata da un deserto. Se io imprenditore oggi mi chiamassi e mi dicesse guarda, c'hai 100 milioni di dollari, fai un bel albergone super mega galattico, lo fai in mezzo al deserto del Sahara. Ma secondo voi il prezzo di quell'immobile sarà 100 milioni? No, perché sei nel posto sperduto da Dio, dove nessuno ti verrà mai a trovare. Il prezzo lo fanno tutti i fattori. Lo fa la camera, lo fa lo staff, la formazione del personale. Non è possibile che oggi ci sia personale a ricevimento che è figlio delle nuove generazioni e non sa neanche rispondere al telefono, perché loro oggi come oggi comunicano solo scrivendo messaggi. Che tristezza andare in giro, io sono il primo a dover dire che è tristissimo vedere i ragazzi che si siedono ai tavolini del bar. La comunicazione, il contatto, la predisposizione al servizio che si dovrebbe avere in Italia è andato morendo, e questo tipo di approccio si rispecchia anche nelle attività imprenditoriali, ahimè, nei bar, nei ristoranti, negli alberghi. Le lingue, ahimè, sono indispensabili. Cioè, organizzatevi in modo tale da fare dei corsi di lingue. L'inglese non è più sufficiente, perché se volete attrarre i nuovi mercati, quelli che i high spender, quelli che hanno i soldi, un russo non parla inglese. Il russo, cacca di là, carasciò, spassiba, pizza, mandolino. Voi dovete portare e dovete far sì che il vostro prodotto faccia eco anche sui nuovi mercati. Scordatevi i cinesi, noi non siamo un prodotto da Cina. Il cinese non è un prodotto, il cinese se lo mettete da solo su una spiaggia muore. Il cinese ha paura degli spazi aperti. Perché? Siete mai stati in Cina? Ecco, si vive uno sopra l'altro. Gli spazi, lo spazio, loro non hanno proprio concezione. Cioè loro, se già il fatto, io se mettete un cinese al posto mio, muore. Non va bene, non è un nostro target. Altro elemento, quanti di voi targettizzano i loro ospiti? Cioè quanti di voi fanno delle analisi, oltre a mettere i dati, inserire i dati su, come si chiama, post? Spot, ogni regione c'è il suo, prima era l'Istat, adesso. Quanti di voi, oltre a fare questo tipo di lavoro, si mettono lì, tirano giù delle statistiche, anche fatte con Excel, alla fine della stagione sanno che ci hanno avuto 50 italiani, 60 francesi, 2 inglesi, 3? E quanti sanno che età media hanno? Cioè, quanti sanno qual è il target obiettivo su cui hanno avuto successo? Perché ricordatevi che non siete voi a stabilire, a far venire gli ospiti, sono gli ospiti che vi scelgono.
perché oggi la scelta è talmente ampia e prima di chiamarvi o prima di prenotare, l'ospite ne sa quasi più di voi del vostro albergo. Come vi ho detto prima, non si applica solo per internet, non deve essere un'opportunità per l'ospite, non deve essere il 39,90€, deve essere il prezzo giusto alla persona giusta, al momento giusto, per l'intervallo di tempo giusto. I long stay che esistevano prima di 2 settimane, oggi ad averceli. La permanenza media, non so quale sia qui sul territorio, molto probabilmente voi essendo strutture solamente stagionali arrivate sotto la settimana, sui 4 o 5, più o meno quella sarà la permanenza. Il villaggio è il settimanale perché tanto è quello, eppure lì bisognerebbe un attimo cominciare a lavorare in un'ottica diversa. Un consiglio, un suggerimento: ci sono grandi tour operator che stanno spostando, perché ormai il mondo del tour operator vacilla e si sta spostando sulle catene alberghiere, sta acquistando quei villaggi che prima ha sfruttato, adesso li acquista, perché così può avere maggiore margini, maggiore elasticità, ristabilisce un po' i contingenti e quant'altro. Il villaggio è un po'... ma perché la politica del villaggio, nessuno li ha costretti a fare quel tipo di, ad avere quel tipo di approccio. Cioè, chi è che costringe? Perché il villaggio deve per forza fare minimo il settimanale? Perché fa parte della cultura obsoleta italiana. Andate in un villaggio in Egitto, potete fare 3 giorni. Probabilmente pagherete di più il volo, però potete farlo. In Italia molte volte dicono no, minimo settimanale. Scusa? Preferisci perdere determinate cose, perdere un'occasione, piuttosto che vendere quelle 3 notti? Sono scelte, vanno bene, cioè se gli hanno dato, non è detto che quello che io vi dica è la manna dal cielo, Io quello che vi dico è la mia esperienza e quello che il mondo turistico, stando a contatto con circa 6.000 strutture, perché veramente sono 6.000 strutture, mi danno, vi ripeto, quello che mi dà l'esperienza didattica. È fondamentale capire che il revenue management è un modo di pensare. Il revenue management è un processo di risposta facile. Pronto? Sono Stefano, ho bisogno di una camera. Guardi, ho questo, questa è la tariffa. Perfetto, mi fa uno sconto. Posso fare, guardi, uno sconto di 5 euro. Guardi, mi fa un po', sa, il mio budget è leggermente più basso. Mi può togliere un paio d'euro? Non lo so, guardi, un attimo, devo parlarne con la direzione. Resti in attesa. Dopo 5 minuti. Sì. No. È possibile mai che una persona che sta a telefono, che vuole avere una risposta, il telefono, perché, quando è che voi utilizzate il telefono oggi? Per le comunicazioni rapide. Si è tornati un po' più indietro, no? Cioè, il telefono è diventato quello strumento che si utilizza perché si ha emergenza di dare una comunicazione, altrimenti si scrivono email. Altrimenti state lì e scrivete mail dalla mattina alla sera. Invece usate il telefono quando avete un'emergenza. Quindi chi vi chiama probabilmente perché vi ha scelto, e avendovi scelto è pronto a, soprattutto, ad acquistare il vostro prodotto. Io i listini li butto, io vi dico fatevi un booking engine, levate quella pagina orrenda dei vostri siti, molti dei siti dove c'è scritto listino, vi mettete un palo da solo davanti alla porta, state restringendo la vostra
possibilità di vendita, perché gli state dando voi l'occasione a chi vi sta per comprare di contrattare il prezzo. Vi state voi limitando. Combinazione tra intelligenza, automatismo e intuizione. Non siamo, come vi ho detto prima, non è un modello matematico, ma la testa e soprattutto l'esperienza. Educare e coinvolgere gli stakeholder di tutti i business vuol dire coinvolgere chi ha un potere decisionale o influenza il mercato. Influenzare il mercato e i vari segmenti di mercato vuol dire anche che non è detto che io, Stefano, per venire qui a fare questa docenza non abbia la possibilità di scegliere un albergo perché sul territorio si trovano non alberghi aperti durante tutto l'anno. Ma voi come pretendete di destagionalizzare se non date l'opportunità all'ospite di venire? Io, con una giornata bella come questa, sarei venuto con la mia compagna tranquillamente. Ma se io so che qui non c'è, ma perché non c'è? Perché è come il gatto che si morde la coda, no? Voi dite, ma io non sto aperto perché non c'è domanda, oppure perché la domanda che c'è non è sostenibile per la mia struttura. Ma non è detto che dobbiate stare aperti, tutta la struttura deve essere in perfetto funzionamento. A me basta semplicemente sapere che posso venire qui, dormire. Tanto il ristorantino bello tipico qui è il posto dove si mangia benissimo, lo trovo. Cioè, basta poco. Però se voi piuttosto preferite star chiusi e dire vabbè, mi basta lo stagionale. Adesso lo stagionale non basta più. Lo stagionale non basta più. Lo stagionale vi serve per sopravvivere, non per vivere. E non va bene. Cioè, poi è una scelta vostra, per l'amor del cielo, però vi dico, la struttura stagionale non è sostenibile in un momento storico, economico come questo. Conoscere l'ospite è indispensabile. Conoscere l'ospite, conoscere chi entra da quella porta. Non fate come l'esempio che ho portato diverse volte, è stato quello di un famoso e ricchissimo industriale americano che è arrivato a Roma, è entrato dentro da Bulgari in pantaloncino e magliette a mezze maniche, unto e bisunto, ed è stato sbattuto fuori. Quando è stato sbattuto fuori ha detto, lei lo sa che io potevo comprarmi anche la sua proprietà? Ad opera è successo in Svizzera quando è stata cacciata fuori perché, essendo di colore, rendiamoci conto dove, a che cosa siamo fermi. Noi siamo, guarda, neanche da parlarne. Bisogna, aprite il mondo, aprite le porte, noi non siamo più, voi non siete più il Gargano, voi siete il Gargano in Italia, in Europa e nel mondo, perché oggi come oggi, dagli Stati Uniti in questo momento, qualcuno può premere play e guardare cosa sta succedendo in una stanza. Cioè, non chiudetevi a riccio, apritevi, coinvolgete il territorio, coinvolgete le persone che vi sono accanto. Le istituzioni hanno bisogno non loro di stimolare voi, ma siete dovete essere voi ad andare a bussare a quella parte e dire oh, fai questo, oh, non è possibile che io vengo a Peschici in un momento storico come questo e faccia 20 chilometri di giro nelle strade non asfaltate, non è possibile. Io lo so benissimo che le istituzioni hanno grosse difficoltà e non è detto che tutti gli imprenditori non possano dire sai che c'è stato di bello, ma se tutti insieme mettiamo 50 centesimi, che riusciamo a fare? Tappare quella voragine davanti sulla spiaggia? Tappiamo quella voragine. L'iniziativa privata è indispensabile per la sopravvivenza. Il nostro debito pubblico è alimentato dal nostro dire ah, perché il pubblico non fa o il pubblico mangia. No, i comuni molto spesso, e io ne vedo diversi, hanno grossissime difficoltà perché sono figlie di una storia e di un passato che ha lasciato determinate situazioni, ma non possiamo fermarci e dire ah, io non posso fare perché in questo momento io ho
questa situazione. No, è il momento per dire: cara istituzione, cara regione, fai qualcosa per noi. E oggi siamo qui perché qualcuno è andato in regione a stimolare. E questo momento è proprio figlio di questo tipo di esperienza. Anche due. Benissimo. Tecnicamente si fa in questo modo. Cioè, allora, un albergo di città, un albergo dove la gente sta un giorno, due, puoi fare anche a meno di avere un destino, ma dove uno porta una famiglia, deve conoscere il costo. Ma il costo lo conosce, lo deve, io devo sapere quanto vengo a spendere. Certo, una griglia tariffaria, non si chiama più listino, si chiama griglia tariffaria, che cresce in funzione dell'occupazione, in funzione della situazione specifica. Se io sono, allora, Pasqua, come siete messi a Pasqua? Chi è che vuole venire qui e collaborare con me? Facciamo un attimo che cosa io farei al suo posto per Pasqua? Uno qualunque, c'è uno di voi che ha voglia di esprimere Pasqua? Pasqua? Pasqua, quanti siete chiusi? Quanti siete aperti, anzi, facciamo così. Due. Qual è ad oggi, qual è la situazione booking che avete? Buona. 25%. Numero di camere? Il 25% buona in un momento come questo, che tipologia di... Voi, prima di tutto, applicate politiche di revenue o vi state approcciando al quello che in Italia è diventato lo sconto? Perché il revenue in Italia è diventato sconto. Perfetto. Allora, in un momento storico come questo la domanda è bassissima, perché purtroppo la situazione economica è quella che è. Ma se io devo venire e io, Stefano, vi dico che se voi aprite, non dovete aprire per forza tutta la struttura, apritene una porzione. Siate pronti ad accogliere quelle 5, 6, 7 prenotazioni, 10 prenotazioni. Fate sì che il turismo sappia che io posso venire sul Gargano, no che vado su internet. Benissimo. Perfetto. Perfetto. Però qual è la problematica? Prendete me, io mi muovo, sono venuto qui per lavoro. Chi si muove per lavoro ha bisogno di trovare un posto non vicino di più. Io se avessi trovato un posto nella casa qui a fianco, qualsiasi prezzo ci fosse stato, io lo avrei preso, perché l'esigenza di chi si muove per lavoro è di avere un posto dove ha vicinanza, ha risposta immediata, dove può tranquillamente, io potevo tranquillamente continuare a lavorare e a creare l'esigenza. Certo. E allora anche questo suo limite di partenza diventa un limite in arrivo. Questo c'è, mi ha capito? Cioè comunque lei già pone una incognita, io mi muovo per lavoro. Perfetto. Ma il segmento business, che negli ultimi anni praticamente è venuto
ad essere il turismo congressuale, che è quello che distagionalizzava e che dava la mano a tante strutture, è venuto meno. Ma l'esigenza, molto spesso spostarsi per lavoro è una scusa. Cioè, io se vengo qui mi trovo bene, voi mi dovete dire perché io sono venuto qui e io domani mattina, cioè io stasera finisco la docenza a qualsiasi ora, mi devo mettere in macchina e devo arrivare fino a Napoli. Perché? Perché domani mi devo muovere per lavoro. Se io non avessi avuto un'altra esigenza lavorativa, io sarei rimasto sul territorio. Probabilmente avrei lasciato sul territorio qualcosa. C'è un problema che molto spesso... No... Perfetto. Beh, è questo che vi volevo portare a dire. La domanda non c'è, ma se non ci sono, il problema... Certo. E ritengo che siano altrimenti altrettanto qualificate tutte le strutture di eccezione che sono fatte. Posso dire una cosa? Parliamo onestamente. Quanti di voi hanno delle strutture che, se potessero, qualche lavoretto, sanno che lo devono fare e non possono farlo? Ma tutte le strutture. Non esistono strutture perfette, perché le strutture, per definizione, hanno bisogno di una manutenzione infinita. Non a caso il revenue parte dal presupposto che, perché è possibile applicarlo negli alberghi? Perché gli alberghi, come gli aerei, hanno costi fissi altissimi. Perché se voi volete stare ogni anno ad ammodernare, ad aggiustare, a prevenire dei danni, voi state una continuazione a dover autofinanziarvi. E se non è stato fatto in tanti anni, perché mi permetto di dire, il sistema turistico italiano è collassato negli ultimi anni perché molti imprenditori, non parlo di questa area specifica, premesso, non parlo di questa area specifica, invece di autofinanziarsi e ammodernare la struttura, hanno preso l'utile dalla propria struttura e si sono comprati le ville al mare da altre parti, perché quello che è accaduto in molti, moltissimi casi, premetto, non conosco la fattispecie Gargano e non mi permetto di dirla, ma in molti casi in Italia è avvenuto questo. Oggi questi alberghi sono obsoleti, sono vecchi, puzzano, non sono a norma, e quando arriva la modifica di norme sulla sicurezza, apro e chiudo parentesi, non ha proprio senso quella norma sulla sicurezza. Noi non siamo un paese nordico che facciamo le case di legno e quindi siamo soggetti a questi incendi che dobbiamo mettere le porte reie anche per uscire da dentro una stanza. Noi non siamo un paese nordico. Perché noi dobbiamo... Noi siamo bravi a fare delle cose, a portare in Europa modelli come l'HCCP, perché il modello HCCP è italiano. Però in Italia che facciamo? Ci becchiamo delle multe, facciamo autogol. Invece il sistema sicurezza negli alberghi, che è un tema fondamentale, noi siamo stati costretti con le ultime normative a fare tutte quanti gli adeguamenti, milioni di euro. Ma parliamoci chiaramente, a parte, ahimè, quegli eventi catastrofici che accadono, ma se prende fuoco, come è accaduto, una montagna, lì hai voglia di mettere vetri rei e porte rei e uscite di sicurezza? Ma quanto avvengono questi incendi?
Gli ultimi hotel incendiati in Italia sono stati tre, gli ultimi casi che io ricordo. A Venezia. Ma a Venezia, lì il problema è un altro, è che avete a che fare con un modello, con i beni culturali che sono un limite, perché ahimè è quella la situazione. Un albergo in montagna, non a caso di legno, e io ricordo... ma sono delle strutture che probabilmente avrebbero potuto evitare quell'incendio facendo dei lavori di ammodernamento e prevenendo determinate cose, perché se io a terra ho la moquette, se prende fuoco, c'è la moquette, cioè nel nord Europa è normale. Quando si parla di revenue si parla anche di abbattimento dei costi. Io sono stato in una struttura dove per tutta la notte c'erano le luci di tutta la zona accese, non c'erano i sensori di luce dentro i corridoi. Poi vi lamentate che ci sono alti costi della struttura, ma scusa, quanto ti costa prendere un sensore e montare un sensore per un corridoio? Io non dico che devi fare l'investimento da 200 milioni di euro ogni anno e buttarli nella struttura, ma abbatti un costo che è quello variabile, perché noi dobbiamo essere bravi ad abbattere. I costi fissi ci sono, croce e mano storta, bisogna affrontarli, ma il costo variabile noi lo possiamo portare, soprattutto per chi fa il settimanale, a zero. Il bello del revenue è che nel lungo periodo il costo variabile è uguale a zero. Il costo variabile, il costo di una camera è dato da costo fisso e costo variabile. I costi fissi quali sono? Dai, li sapete meglio di me. Personale. L'ammortamento dell'immobile. Poi ancora, quali sono gli altri costi fissi? Le tasse. Poi? La quota fissa delle bollette. Poi? Ancora, quali sono gli altri costi fissi? Interessi e mutui, perché dire mutuo è bello, è dire interesse e mutuo. Quindi diciamo che ci sono delle situazioni, sono quelli, voi li sapete, voi dovrete prendere questi costi, dividerlo per i giorni d'apertura, dividerlo per le camere che tenete aperte e sapete qual è il costo minimo a cui dovrete vendere quella camera. Non è vero che il costo minimo di una camera deve essere pari al costo variabile più uno, quello è svendere. Il costo minimo di vendita di una camera deve coprire almeno i costi fissi, perché altrimenti voi fallite, perché se no a fine mese il mutuo non lo pagate. Lo sapete qual è il vostro costo fisso? Qualcuno di voi mi sa dire il mio costo fisso è... Perché non lo fate? Da domani dovete farlo. Dovete farlo. Accanto al costo fisso poi ci sono i fantastici costi variabili. Quali sono i costi variabili? Anche il personale può essere un costo variabile. Se siamo stagionali abbiamo anche quello come costo variabile. I costi del personale, che nelle grandi città si chiama personale in outsourcing, cioè l'housekeeping, chi fa le pulizie, che si fa? Visto che ha un grosso costo del personale, ti dici, ma io ho bisogno di persone che puliscono l'albergo se non ho persone? Quello diventa un costo variabile. Se non avete più di 200 camere, anzi di 150 camere, l'outsourcing non dà alcun plus alla vostra struttura. Perché ne perdete sotto tutti altri punti di vista. L'outsourcing nell'housekeeping fa sì che non avrete mai lo stesso personale, perché oggi vi troverete Stefano a pulirvi le camere, domani vi troverete Francesco. Che cosa significa? Che se Stefano lo avete ammaestrato come la scimmietta il primo giorno, il giorno dopo perderete il doppio del tempo, c'è un costo indiretto che dovrete sostenere, che è l'ammaestramento di Francesco. Non va bene. Spessissimo nei bilanci i costi della cancelleria non vengono mai dentro, perché le risme di carta, le penne, le fatture si comprano sempre di corsa d'emergenza
perché non si fa mai magazzino, finiscono puntualmente durante la settimana di Ferragosto e siete costretti a prendere una risma di carta, a pagarla 10 volte il suo valore, perché siete costretti a prenderlo nella piccola distribuzione. Io la cosa che mi finisce sempre è il toner nella settimana di alta. Finisce il toner, ah sì, che strano. Sarà perché state lavorando e quindi dovete stampare? Sarà che forse vi dovete prevenire determinati costi? Cioè, fare determinate politiche di anticipare determinati costi vi aiuta a prevedere e soprattutto ad evitare i costi eccessivi. I vanity set, i set cortesia, esistono tanti distributori di prodotti. Non vi fermate sempre solo a quello che ha il monopolio sul territorio. Le utenze, l'esempio che vi ho portato prima, io non posso accettare oggi in un posto come il Gargano, nel cuore della natura, l'inquinamento che le luci accese durante tutta la notte io ho avuto ieri sera. Io ieri sera mi sono affacciato al balcone e volevo vedere il mare e le stelle. No, tenevano un lampione qua, un lampione di qua, uno davanti, mi sembrava di stare dentro un'aula di tribunale, come oggi qua. Cioè, non è possibile. Nei corridoi, il sensore, quanto costa un sensore? Durante i periodi di chiusura dovreste fare questo tipo di lavoro, abbattere dei costi. Poi non vi potete lamentare, ah, le bollette sono alte. Date una risposta, fate da soli. Le lavanderie, quello è un altro tema di quelli. Lavanderia interna o esterna? Esterna. Materiale proprio o a noleggio? A noleggio. Almeno qui. Dipende dai territori. Ci sono in tanti altri posti dove invece preferiscono comprare le materie prime, la biancheria di persona e trovare semplicemente il lavaggio esterno. Avete provato a fare determinati calcoli? Queste sono delle risposte che voi mi potete dare, perché voi avete la vostra esperienza. In altri territori vi dico che invece conviene comprare la biancheria e mandarla solo a lavare. Volevo tornare su un elemento fondamentale. Chi fa economia, chi ha fatto economia, o tutte le persone che sono imprenditori, dovrebbero fare questo tipo di lavoro. Il break even point, il calcolo di questo fantastico punto, vuol dire monitorare costi e ricavi. L'obiettivo dell'imprenditore, quello che mi hanno insegnato in università, è sempre quello di fare utile. La risposta degli ultimi 10 anni che mi sento dire da tutti gli imprenditori, magari. L'obiettivo oggi dell'imprenditore è di durare nel tempo, è di sopravvivere, di limitare i danni. Ma potete limitare i danni se e solo se siete stati bravi ad abbattere determinati costi, a tirarvi sulle maniche e a trovare la soluzione adatta al vostro, alla vostra struttura, alla vostra impresa. Io quando vado negli alberghi, la prima cosa che chiedo, scusa, ma quanto c'hai tu di costi? Bella risposta. Boh. Ma come boh? Io devo sapere per filo e per segno quanto costa ogni giorno quella camera, perché se no non posso partire proprio a fare revenue. Quando il signore mi dice, ma io voglio, come fa, perché abbatto il listino, perché tolgo il listino? Perché se io parto che so quali sono i miei costi, facciamo il caso, no? Io prendo 100.000 euro all'anno di costi, ho fissi, i fissi sono fissi, quindi li sapete al centesimo.
Poi sapete che ci sono dei costi variabili. Come si calcola il costo variabile? Semplicissimo. E in maniera semplicissima. Si prendono tutte quelle voci che prima avete visto di costo variabile, hanno un prezzo, perché tutte hanno un prezzo, tutto ha un prezzo, si mettono a regime e si dice il mio costo camera è dato da X, costo fisso, più Y, costo variabile. Facciamo 10. Ok? La nostra base, il nostro listino tariffario, in un momento storico come questo, deve far sì che i ragazzi che sono aperti in questo momento, o la signora che è aperta tutto l'anno, sappiano che ogni prenotazione deve andare a coprire quell'X. E deve essere matematico. Il calcolo è matematico. Quello deve essere la base su cui cominciare a lavorare. I listini di prezzi vanno costruiti in funzione di scale, si chiamano BAR, Best Available Rate. Consiglio sempre almeno 5, minimo 5 livelli tariffari. Le tariffe non si devono muovere. Non è che io ad agosto, perché la mia BAR 1 è 20 euro, devo vendere la camera a 20 euro, no. Io a Ferragosto probabilmente mi posso posizionare sulla BAR 3, cioè posso fare un'offerta a livello 50 euro. La settimana di Ferragosto cascasse il mondo, voi dalla rack rates, la tariffa massima, quel numeretto fantastico che c'è dietro quella porta, non vi dovete muovere. Perché l'italiano mangia pane e cipolla, ma la settimana di Ferragosto deve andare in vacanza. Oggi il last minute, a cui avete abituato e hanno abituato molti grandi tour operator a dare l'occasione all'ospite, quanti di voi quando fanno la vacanza non vanno in agenzia o non vanno su internet, la prima cosa che cercano è? Allora, se tutti fanno questo tipo di ragionamento, mi spiegate perché voi, presi dalla paura di rimanere vuoti, sotto data tirate giù le tariffe? Sotto data dovete schiattare con le tariffe alte, dovete tenere le tariffe alte perché voi state dando, l'ospite è abituato ad avere l'occasione dell'ultimo momento. E invece no, voi dovete essere avanti. Voi dovete prevenire certe cose, voi dovete essere voi a cogliere l'occasione. Sai cosa ci sta di bello? Devi morire, devi pagare la tariffa piena perché tu vuoi speculare su di me, perché nel tempo voi lo avete addestrato a fare la prenotazione last minute. Il prezzo da villaggio settimanale è un discorso a parte, è solo da tutto questo. Ma se voi avete un piano tariffario e sapete che la vostra alta stagione parte da l'ultima di luglio e la seconda di agosto, se voi ad oggi, che è 29, ho perso il giorno, marzo, avete più di un 20% di prenotazioni già per le settimane alte di agosto, c'è qualcosa che non va. Adesso è un momento diverso, adesso è un momento in cui le persone prenotano last minute. Voi vi trovate che oggi per domani siete vuoti, poi nel giro di un paio d'ore arrivano quelle 10, 11, 12, 13 prenotazioni, perché le persone non hanno più il tempo di programmare e hanno imparato a usare il last minute. Prego, anche due. Allora,
Allora, prima di tutto l'hotel revenue management per definizione si applica per gli alberghi. Il mio suggerimento ed è che ogni struttura deve essere considerata come un centro di costo individuale, cioè io ho 10 camere, 2 appartamenti, 50 piazzole. Qual è l'incidenza dei costi su ogni singola business unit? Cioè, non dovresti ragionare in quest'ottica, devi ragionare. 50 piazzole sono 50 piazzole, non hanno niente a che vedere con i 2 appartamenti e con le 10 camere d'albergo. Quindi comincia a separare. No, non è questione che non fanno rete, stiamo dicendo di dividere i costi per singola business unit. Quei costi che incidono su entrambi, perché casomai tu puoi ottimizzare dei costi avendo casomai un unico ricevimento, non sono nient'altro che un vantaggio competitivo. Cioè sono un plus, sono un vantaggio. Il fatto che tu possa diversificare il prodotto è consideralo come un albergo che ha delle camere base, che possono essere casomai le piazzole, delle camere standard, che sono quelle dell'albergo, e delle suite che possono essere gli appartamenti. Ovviamente se le camere dell'albergo sono suite o gli appartamenti sono suite, è una questione strutturale. Cioè sei tu che mi sai dire la mia struttura ha questi termini. Il problema costi è che tu sai che hai dei costi che incidono solo su una, casomai solo sul campeggio, dei costi che incidono solo sull'albergo, quindi devi essere bravo a suddividere i costi e a porzionare bene i costi che incidono sulla struttura, quelli che incidono sugli appartamenti e quelli che incidono sulle piazzole. Devi dividerli. La parte fissa delle bollette. Poi ci sono... In percentuale. Puoi fare, io so che i miei costi sono la mia corrente elettrica, sicuramente avrai più costi di corrente elettrica dal campeggio rispetto all'albergo, quindi sai che dovrai imputare un costo maggiore al campeggio perché tutto funziona con la corrente, perché il campeggiatore vive, senza la corrente non esisterebbe, quindi devi fare questo tipo di lavoro, quindi sai che molto probabilmente in realtà i tuoi costi variabili sono bassi in albergo, bassissimi nell'appartamento e altissimi nel campeggio. I tuoi costi variabili, il tuo costo variabile, quindi devi essere bravo a fare un tipo di lavoro ponderato, soprattutto, passami questo termine, probabilmente la tua falla deriva proprio dal campeggio. Mi sbaglio? Perché da dove deriva? Dall'albergo? Dal campeggio. Perché cosa è successo? Che il campeggio, non si sa perché, o meglio si sa perché, nel campeggio si è sempre detto che il campeggiatore era il turista povero che faceva la vacanza. Ma vi siete mai chiesti quanto costa un camper, una roulotte? E allora perché dovete pensare che la piazzola può costare 8 euro e invece la camera d'albergo 100? Aumenta gli sti prezzi delle piazzole, in sintesi. Probabilmente hai una situazione, una lacuna, una perdita che deriva dal campeggio dovuta ad un fatto che chi viene da te sfrutta molto i tuoi costi variabili e che le tue tariffe non sono tali da poter compensare questo costo. Cioè, cerca di lavorare in questo senso. Questo è il mio suggerimento immediato. Prego. Quando si parla, come vi dicevo prima, di sopravvivenza dell'albergatore, vuol dire anche questo: prendere, sedersi a tavola. Questo è il lavoro che io mi auguro che voi facciate alla fine di ogni stagione, invece di chiudere e di andare in vacanza e di dire, mo voglio sapere niente più, mo chiudo e me ne vado in vacanza. No, fermatevi, fate le analisi e poi vedete se è il caso di andare in vacanza.
perché può essere che quest'anno, invece di andare in vacanza, voi prendete quei 10.000 euro di margine che siete riusciti a costruire, e se voi quei 10.000 euro, 5.000 li andate a investire in qualcosa, probabilmente riuscirete a fare un passo più importante l'anno dopo. Giustificherete l'aumento di tariffe, che non può essere dettato semplicemente, sa, sono aumentati tutti i costi. Io quando vado in un albergo, uno qua si dice, ma perché l'anno scorso costava 39 e adesso costa 45? Sono aumentate le tasse. Ok, ma di quanto è aumentata la tassa? Di un 1%. Ho capito, ma tu da 39 a 45, pare che è un poco più dell'1%. Perché è aumentato il carburante, perché è aumentato questo. Voi non calcolate effettivamente qual è l'incidenza dell'aumento dei costi. Lo so, sembra assurdo, ma dovete fare questo tipo di analisi. Voi siete degli imprenditori, l'albergo, il campeggio, il Lido, sono una impresa e va gestito come la Fiat. Meglio, facciamo un altro esempio, come Luxottica. Come Luxottica. Ma infatti negli ultimi anni le tariffe sono sicuramente, c'è stato il calmie, sono scese. Quando si dice perché è meglio fare revenue conviene perché voi potrete diminuire quei triangolini rossi che vedete lì. La perdita secca deve diminuire. La perdita secca è data dal fatto che voi prendete dei blocchi di camere e li vendete, casomai, ai gruppi, perdete per le promozioni, perché casomai le tenete aperte per un tempo, per un arco di tempo sbagliato. Se voi fate un'offerta, l'offerta deve durare dal giorno X al giorno Y. Perché grandi catene vi dicono, a me non importa, tu hai colto l'occasione? Sì? No. Se non cogliete l'occasione, probabilmente, perché avevate delle altre esigenze, avevate delle altre priorità. Quindi perdere l'occasione, hai perso l'occasione. Non dovete prendere e tenere aperte quelle offerte e casomai anche all'ultimo dire vabbè va, pigliamo, tiriamo dentro. No, perché così non fate nient'altro che fare il gioco di chi compra. Cioè, voi se andate a comprare una macchina e vi dicono il preventivo è valido fino al giorno Y, se andate il giorno dopo ancora ve lo fanno rientrare, ma se andate dopo 2 settimane è scaduta, l'offerta è scaduta. Ne uscirà un'altra, perché voi dovete essere bravi ad avere sempre almeno 3 offerte. 2 in essere e 1 in divenire, sempre 3, sempre. Pure per Pasqua, voi dovete avere Pasqua, 25 aprile, 1 maggio. Le offerte estive, per chi sta aperto durante questo periodo, devono uscire dal 1 maggio. Se voi uscite adesso con un'offerta estiva, adesso, è troppo presto. Poi vi lamentate, ah non abbiamo conferme. Ma sta la gente che ancora non ha prenotato per Pasqua, volete che prenoti già per l'estate? Le persone ormai sono abituate a prenotare last minute perché sanno che c'è crisi, che le strutture sono vuote e che quindi trovano l'occasione. Dovete essere voi bravi a saper cogliere l'occasione e a non metterli in condizione che questa occasione venga persa. Applicando il revenue dovreste riuscire a vendere ogni camera ad un prezzo diverso. Se riuscite a fare questo tipo di lavoro, siete dei bravi revenue manager. Ma ogni singola camera. Ma anche aumentare 1 euro al giorno, anche il fatto che io possa dire aumento 1 euro al giorno, oggi io sto facendo un esperimento in corso, di tariffe legate all'orario, Alitalia. Se voi andate sul sito di Alitalia, di lunedì, durante l'orario d'ufficio, la mattina presto, i prezzi sono bassi, alle 18 di sera i prezzi dello stesso volo raddoppiano. Perché? Perché la mattina, il lunedì mattina, nessuno compra i voli, perché probabilmente stanno leggendo tutti quanti le mail del weekend. Trucchetto, comprate i voli di lunedì.
con almeno 48 giorni in anticipo, almeno 48. La tariffa migliore si trova 68 giorni prima della partenza, giorno più, giorno meno. Esattamente, questa è la risposta. No, no, ma questa è la risposta. Quando mai mi posso permettere di sapere se io tra 68 giorni parto? Però ci sta qualcuno che probabilmente lo fa, perché comparerà quella tariffa. Perché se vuoi pagare un volo X 4 euro, se tutti lo comprassero con tanto anticipo, significa che perché le tariffe sono troppo basse, no? Torniamo al punto di prima. Se tutti comprano molto prima è perché le tariffe sono molto basse. La latenza, diciamo, tra prenotazione e soggiorno, quanti giorni è? Allora, cambia molto da non da segmento. Il business non è sensibile al prezzo, il business prenota perché io devo venire a Peschici, quindi la famiglia è molto più sensibile al prezzo, tranne che in alta stagione. In alta stagione sa che pagherà tanto. Cioè, se io voglio andare in vacanza, perché? Perché in Italia si va in vacanza ad agosto? Perché noi siamo figli della Fiat. La Fiat negli anni 50 chiudeva, mandava la famiglia Agnelli, se ne andava in vacanza e chiudeva la Fiat. Il mondo operaio, milioni di operai, perché prima erano milioni, andava in vacanza tutti insieme ed è rimasta nella tradizione italiana fare la vacanza a Ferragosto. Lo straniero è la fonte di ricavo migliore che si possa avere, destagionalizza, non è sensibile al prezzo, ha grossa capacità di spesa e soprattutto in Italia torna, perché se sta bene lo straniero torna. Forse non tornerà qui, però torna in Italia. E ricordatevi che voi dovete pensare che voi siete parte integrante dell'Italia. Volete andare pure voi in Svizzera? Come vi dicevo prima, costi fissi più costi variabili, gli alti costi fissi, i bassi costi variabili. Mi raccomando, calcolatevi, promettetemi che da domani lo calcolate. Ma per sfizio, per divertimento, due minuti, perdete, dici, ma quanto costa la mia camera? Almeno sapete da che base dovete partire. L'incremento tariffario non deve subire un'oscillazione più del 15%, mai. Se voi vendete una camera a 100 euro, il gradino per vendere la seconda camera va bene a 115. Ma se voi la vedete da 100 già a 120 è un salto troppo grande. Io lo faccio con 200 camere. No, non è pericoloso, basta saper fare quelle tariffe giuste, basta fare le tariffe adatte al momento. Voi in questo momento riceverete grossissima, penso che adesso siete già nella fase di giugno, no? Adesso è la fase in cui cominciano, qualcuno fa le prime richieste per giugno. A giugno chi va in vacanza? Il target che viene, chi sono? Famiglie con bimbi piccoli, perché che cosa si dice? Che il bimbo piccolo non deve prendere il sole, e quindi per la cultura italiana il bambino piccolo, vedete quei padri che alle 6 del mattino sul lungomare, perché l'aria del mare fa bene. E poi qual è l'altro target? Il nonnetto, dove lo metto? L'anziano che non può prendersi il sole, perché a Ferragosto si vede sempre sul telegiornale quel nonnetto che si butta l'acqua dalla fontana. Quindi vuol dire che di solito i bambini, e poi questo è il periodo in cui voi dovete lavorare tanto col segmento estero, tedeschi, olandesi, la Pentecoste, vabbè, quest'anno è un anno, mi raccomando, gli inglesi,
Gli inglesi è un target nuovo che non si avvicina ancora qui. Va avvicinato tanto. Va cercato perché. Cosa? No, perché l'inglese ricorda che c'è sempre la sterlina che regna sovrana. Ricordati che tu sei sempre stato terra di conquista. Noi siamo stati gli unici a cercare di conquistarli con Cesare. Però l'inglese è affascinato dall'Italia, l'inglese ha un potere d'acquisto molto forte, quindi di solito non viene in determinate aree, ma va in altre aree perché casomai il suo potere d'acquisto gli permette di andare anche in luoghi di lusso e non considerarli come tali. Ma l'inglese è meglio a perderlo che a trovarlo. L'inglese fuori dal proprio territorio diventa l'animale, lui il pigs, l'animale pericoloso. In Spagna è che molte volte trovate il cartello locale solo per inglesi, oppure non vogliamo inglesi. Perché? Sì? Perché? Non sei mai stato. Non hai mai avuto questo piacere? Non hai mai avuto questo piacere? Ti auguro di non averli mai dentro, soprattutto dentro al campeggio. Sono gli olandesi, Belgio, Francia. Sono tante, tantissime, dovete puntare molto su questo tipo di segmento. Olandesi? Tanti. Ma loro sono stati fortunati, sapete perché gli olandesi? Perché c'è stata una trasmissione, hanno fatto un reality, dentro alle montagne, alle colline marchigiane, ed è stato trasmesso in Olanda, e quindi molti olandesi apprezzano molto la campagna. La collina marchigiana è molto apprezzata, che non ha niente a che vedere, cioè voi avete un'altra risorsa. Loro il mare così, ma manco se lo pagano oro. Loro hanno il Conero, una piccola montagnella che è un posto molto caruccio, molto bello, una perla che si differenzia, perché vi rendete conto che poi c'è Rimini Riccione, la foce del Po, e al di sotto ci sono sempre. Comunque sono le spiagge abruzzesi che comunque fanno parte ancora di quelle distese immense di sabbia. Voi avete la fortuna di poter fare un turismo d'élite di nicchia, però dovete cercare di conquistarlo. Voi dovete riposizionare il vostro prodotto, perché nell'ottica, se io vado in giro, vedo che la regione, io faccio i complimenti, veramente, non è per dire, se fate uno. Andate in giro per le fiere a livello mondiale, e io ci vado praticamente ogni 2 giorni, sono su un aereo, io mi complimento sempre con lo stand della Puglia, perché è uno stand non dove si porta all'attenzione un'area, ma dove si porta all'attenzione una regione. Fanno degli stand bellissimi, fanno degli stand avanti, proprio avanti, come in gergo giovanile, no? Si dice sei avanti, nel senso che si è veramente all'avanguardia. Hanno una grafica molto bella, molto d'appeal, che fa effetto su tanti stranieri. Il materiale che date voi è pessimo. Il materiale delle strutture ricettive è vergognoso. In italiano scritto male, non in inglese, in italiano scritto male. Vanno un minimo di fantasia, un po' di poeticità, la dovete cacciare fuori. Fatevi aiutare da chi fa questo per mestiere. Fatevi aiutare. Non abbiate paura di dire, ma che ci vuole a fare una brochure? Ci vuole. La brochure cartacea, basta. Tutto online. Quante brochure buttate? Quante rimangono dentro a quegli scatoloni a marcire che vi servono come lettiere dei gatti? Basta. È così. Io mi sono trovato l'altro giorno, ho messo una brochure di un hotel come lettiera del gatto, io a casa mia, perché me la sono ritrovata e ho detto, ma che è sta brochure? Ah, boh, toh. Ma il gatto l'ha apprezzata. Ma è così. La carta, poi è uno spreco. Voi vivete in un territorio che non so perché, io, ma come tante persone che vengono da fuori, percepiscono come un territorio verde, ecosostenibile. Lo è. E allora cercate di fare leva. Fate leva, comunicatelo, imparate a comunicarle certe cose. Perché il problema è che molto spesso, come diceva prima la signora,
che è facile a sapere cosa non si è, ma avete difficoltà a comunicare quello che siete. Dove dovete lavorare con i costi? Ne abbiamo detto prima, no? I miei suggerimenti sono: la razionalizzazione delle risorse umane non vuol dire licenziare le persone oppure far finta che la persona possa fare 20 ore al giorno, perché la qualità del servizio è percepita dall'ospite. Quando io mi trovo spesso a dover fare i salti mortali in albergo perché è il costo delle risorse umane, bla 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 bla, ci ristringiamo e ci stanno dei giorni in cui, visto che abbiamo il personale contato, capita che quel giorno si ammala e quindi che ci stanno persone che fanno 12 o 16 ore di lavoro dalle 7 del mattino alle 11 di sera, perché casomai il collega del ricevimento vi chiama alle 2:30, sto ammalato, ecco, e quindi quell'altro povero collega si deve coprire il turno. Cosa succede? Che prima di tutto l'ospite che arriva vi dice: scusa, ma dove sta la qualità? Ti dice: ma tu quante ore lavori al giorno? Immagine rovinata. L'immagine rovinata. Sì, lo accetta una volta, ma non sono stupidi gli ospiti. Alla terza volta non lo accettano più. Si chiamano risorse umane, no personale. Risorse. Cambiate un attimo l'approccio. Risorsa. Una persona da cui poter tirar fuori qualcosa di più che... Prego? No. Sono persone, delle risorse, avranno molto da dire, coinvolgeteli. Una cosa importante, che dico soprattutto a chi si trova a sbattere tutti i giorni con i conti, l'andamento, l'equilibrio tra cash flow e cash flow, tra denaro in cassa e i cosiddetti sospesi. I sospesi diventano insoluti e in un momento storico come questo, no, non è mancato guadagno, so perdita, mancato guadagno, già sei un ottimista e va bene, mi piace che tu dica mancato guadagno, no, quelle siamo perdita, perché non solo perdita, ma tu hai anche sostenuto, oltre al costo, oltre ad aver mancato una prenotazione probabilmente ti avrebbe reso, ma hai anche sostenuto dei costi collaterali connessi, quindi praticamente hai una perdita doppia su quella situazione. L'esternalizzazione, ma soprattutto la manutenzione preventiva. Come esistono gli indici? Esistono una serie di indici, io non ve li ho nominati oggi perché quelli sono proprio da didattica. Il RevPAR, il CostPAR, se volete io ve li indico e ve li illustro, però se avete seguito già qualcuno di voi sa che cosa sono. Io vi dico che ci sono due indici fondamentali, la tariffa media, l'ADR, Average Daily Rate, e l'occupancy, l'occupazione della vostra struttura. Dalla fusione di questi due elementi esce fuori il RevPAR, revenue, quindi fatturato, perché revenue vuol dire fatturato, sordi, per camere disponibili. Il fatturato per le camere disponibili è quell'indice che vi fa dire in che se la struttura è in salute o non è in salute. Il vostro obiettivo deve essere quello di prendere il RevPAR, quindi quel numeretto. Come si calcola? Facciamo un esempio proprio pratico. Vediamo se lo dovrei avere. Allora, come si calcola? L'occupazione è semplice, no? Prendo 10 camere, il mio hotel ne ha 100, ne vendo 10, che ho il 10%. E qui nessuno batte ciglio. Se io da queste 10 camere che ho venduto ho fatto un fatturato di 1000 euro, perché casomai alcune le vendo a 80, alcune le vendo a 120, ok? Quindi faccio un fatturato di 1000 euro, ho una tariffa media, un ADR, pari a 1000 diviso 10, ossia 100. Ci siete? Il RevPAR è pari a 1000 diviso 100. Cioè il fatturato che voi avete fatto non va ad essere diviso sulle camere vendute, ma anche su tutti quei colpi che non avete sparato perché non sono stati venduti. Perché, come vi dicevo prima, l'incidenza dei costi va suddivisa su tutta la struttura, non solo sul venduto. Ogni camera invenduta, e in questo condivido pienamente la politica di tanti altri revenue, è comunque una mancata
è un mancato guadagno, è un'occasione persa. Però non svendete. Alle volte è meglio rimanere vuoti che svendere, perché tutto il mondo è bravo a tirare giù i prezzi in un momento di crisi. Poi quando li vorrete ritirare su, ci metterete 10 anni. Per tirare giù una tariffa ci vogliono 3 secondi. Se siete bravi, tic, e tirate giù una tariffa. Poi per spiegare e per riportare quella tariffa che avete riportato da 100, avete portato a 70, per riportarla a 100 ci vorranno anni. Nel breve periodo vi paga, nel lungo periodo bocca al lupo. Perché portare su una tariffa è difficilissimo. In un momento storico come questo, l'errore più grande che è stato fatto dagli albergatori è stato quello di prendere il revenue come scontistica. Ed è stata la rovina di molti albergatori, che hanno visto aumentare l'occupancy, perché l'hanno vista aumentare, però a discapito della tariffa media. In pratica vendete a meno. Si può staccare la diretta? Non è partita, però anche la me la blocchi la registrazione? 30 secondi? Non si può, eh? La dico in un altro modo. Che idea ha delle aziende che fanno couponing online, insomma? Le aziende che fanno deal fanno il loro interesse. Sì, ma in ottica l'interesse a beneficio delle telecamere. Puoi spegnere. È una scelta anche quella. L'occhio non è l'occhio, che è che se non ci fossero dei miei strumenti vi direi veramente quello che penso. E alla fine della diretta ve la dico. Promesso. È una scelta, è una scelta, davvero, è una scelta. Cioè, o sposo, chissà perché 3 anni fa e poi non è nata più. Perché come dice lei, svendere non paga. Voi. Però il volume di traffico che genera, io sono stato 24 ore su la sede, non riesco ad andare. L'attività dei deal, così si chiamano, è un elemento di marketing. Non avete soldi da investire in campagne AdWords, non avete soldi da investire in campagne Facebook, non avete soldi da investire in cartellonistica, nel fare nuove brochure, nel fare il nuovo sito. Fate delle scelte che possono essere quelle di fare dei deal. Se lo vedete come un'attività di marketing, è un'attività di marketing che, come dicevi, ti ha portato a star seduto lì a vedere un flusso di gente che andava e veniva, che arrivava pure da Milano per un giorno, perché il paradosso è quello, che voi dite, ma vengono da Milano, chissà perché quando fate i deal poi arrivano. Sì, ma c'è da chiedersi quanto torna. No, un 30%. Ma è andata bene. Grande, sei stato bravissimo. La campagna, un momento, è stato bravissimo lui, perché lui mi ha dato uno spunto: recuperate le prenotazioni telefoniche, recuperate le prenotazioni telefoniche. Quando vi telefonano, esistono si chiamano 3 formule magiche, che sono quelle che mi hanno inculcato negli Stati Uniti, mi hanno detto queste qua sono le parole che devi usare per fare sandwich, si dice. Buongiorno, sono Vincenzo dall'hotel Pinco Pallo. In cosa posso esserle utili? Ho bisogno di una camera al. Perfetto, signor Novello, è già stato nostro ospite? No? Guardi, la nostra struttura è una struttura che affaccia direttamente sul mare, intima, dove potrà trovare relax per lei e la sua compagna. I mal di testa vengono dopo, a noi che ce frega, noi vendiamo. No, scherzo.
la cosa più difficile è capire l'esigenza che la persona dall'altra parte vi sta manifestando e soprattutto soddisfarla in breve tempo. Il telefono oggi è uno strumento che utilizza. Quando è che chiamate una persona? Scendi? La fidanzata quando è che la chiamate? Quando state sotto casa? Scendi? Dopo aver aspettato mezz'ora. Eh sì, a me è cresciuta di nuovo la barba nel frattempo. Quindi. Però è quello, la bravura sta nel recuperare, proporre sempre la camera, mai quella base, sempre una camera di un livello medio. Perché quella di livello medio? Perché la camera di livello medio vi permette di fare maggior margine, ma in caso di scontistica usare una controproposta che dire non ti posso fare il prezzo così basso, ti offro un altro prodotto. Di fronte a questo tipo di attività avete evitato di mercanteggiare, che è la prima perdita, ma soprattutto siete stati bravi perché avete dato l'opportunità all'ospite di capire che esiste un prodotto di categoria inferiore. Quindi voi vi siete tutelati, la persona si dice, ah, però cambio stanza. Quali sono le differenze? Voi andate a enunciare solo e esclusivamente i pregi della camera più piccola, fate autogol. Voi invece dovete dire, guarda, famoso 10% di stanze sfigate, perché tutti gli alberghi hanno un 10% di camere sfigate. No, no, è fisiologico, cioè uno si deve affacciare e guardare da dove scaricano, dove stanno i bidoni dell'immondizia. Cioè, se sei una struttura, una o che affaccia sulla strada, o che siamo, o che casomai sta a nord e quindi è puntuale, pure d'estate c'è bisogno quasi del riscaldamento, o che casomai sta vicino all'ascensore. Cioè, ci stanno quelle sfigate. Le camere sfigate esistono. Lo strumento deal in ottica di marketing ha degli ottimi risultati. Chissà perché, da un'analisi che ho finito di fare adesso, ce l'ho lì dentro, se dopo volete ve la illustro, se ci fosse tempo io parlerei per giorni, è un'attività che in molti casi non si rifà, per la serie mi hai fregato una volta, non mi freghi più, fanno molto leva sul prezzo, vi pongono con delle scontistiche. E poi? Quello sconto, poi? La commissione? Adesso loro sono in grossa difficoltà. Si aggiorni. Gli devi dire almeno leggete i database che ti danno. Se ti ha dato risultato, ben venga. Ma infatti c'è stato un momento, che è stato proprio quello di 3 anni fa, dove Groupon andava alla grande. No, non riesci a tirar giù che ti richiamavano. Ed no, ma per l'amor del cielo, è fondamentale. È uno strumento di marketing molto utile. Hai fatto il calcolo di quante prenotazioni hai dovuto rifiutare perché hai fatto quel tipo di attività? Lo so, però ricordati di fare. Quando decidete di fare questo. Certo. Una posizione favorevole. Quando si trova in una posizione favorevole, ben venga, però. È normale che non conviene, nel lungo periodo. Cioè, sono delle attività di marketing, punto, basta. Qualcuno di voi lo calcola, sa qual è il proprio RevPAR? No, più o meno. O sì, o no, è un numero, i numeri sono certi. La cosa più bella della matematica è che è quello. Lo fate. Il RevPAR è indispensabile per capire la salute della vostra struttura e capire se oggi domani volete comprare o vendere la vostra struttura, le società che vi acquistano o quando voi dovrete acquistare, mi auguro che voi andrete ad acquistare altri alberghi, la prima cosa che dovete chiedere
è? No, il fatturato, me ne frego del fatturato. Qual è il tuo RevPAR? Quello dipende dalla struttura. No, non esiste un RevPAR. Allora, l'occupazione media italiana è del 61%, una struttura che è sopra il 61% lavora bene. Come media annua? Annua. Allora, l'occupazione è bella perché ha lo stesso peso, 61%, però tenete presente questo, che una struttura estiva dovrebbe essere almeno del 72-73%, minimo del 72-73%. No. I costi sono sempre proporzionati, però è più facile, tra virgolette, passatemi il termine, tra virgolette, gestire una struttura stagionale. È molto più difficile, no, dopo lo specifico perché sto facendo questo discorso. La struttura stagionale riesce, sta aperta quando la domanda esiste. Ma oggi la stagionalità media in Italia è diventata di 3 mesi. Chi sta aperto 6 mesi è già bravo, perché significa che praticamente è già aperto a terzo e richiude a 8. Ma prima le stagioni quanto duravano? Prima la stagionalità quanto durava? Quando c'era la domanda prima c'era, questo è un momento storico in cui la domanda è calata e voi dovete essere bravi a concretizzare e a fare più gol possibili, però vi assicuro che quando la domanda non c'è perché è bassa, uno si può inventare pure il cielo e la terra, uno può pure mettere la camera a 9,90 euro e quindi svendere, ma tanto la domanda non c'è. 2-3 suggerimenti. Quando arrivano, vi ho detto che quando arrivano da Booking o dai vari portali, fate la contromail, sempre dovete disintermediare, recuperate le telefonate, fornite di un booking engine, di un sistema di prenotazione diretto sul vostro sito, esistono, ce ne sono alcuni che costano pochissimo, veramente pochissimo, che comprate una volta e non dovete più pagare niente a nessuno, che costano 4 soldi, esistono degli strumenti operativi molto importanti, quali CRM, i Customer Relation Management, sono dei programmini veramente utili che vi fanno sì che voi siate vicini ai vostri ospiti, anche a Natale quando gli mandate quella mail con gli auguri. Io vado un po' controcorrente, l'albergo che sto seguendo in questo momento, io ho eliminato la newsletter, faccio tutto cartaceo. E non sapete che bello è stato sentir chiamare ospiti di un hotel che non esiste ancora, non esiste, perché è un cantiere, e su delle foto e rendering ricevere a casa un invito cartaceo, è stato percepito come qualcosa di lusso, qualcosa di unico. Dice, chi è che più che vi manda? La posta a casa arriva, sono bollette, multe, guai. E quelle sono peggio delle multe, le partecipazioni, vi costano di più. Però cioè, il cartaceo ormai a casa non avrà più niente di cartaceo, a meno che non avete fatto quel maledetto errore di andare con qualche finanziaria, allora lì vi tartassano, arrivano tutti i giorni. Però l'invito cartaceo lascia ancora di stucco. Può essere provocatoria? Provocatoria va benissimo. Al bisogno di No, era la proposta, era stuzzicare la persona e fargli tornare in mente qualcosa che ha perso. Oggi ricevere una lettera a casa, o è perché si sono perse nelle poste 30 anni fa, o è perché qualcuno che vi deve spifferare qualcosa di assolutamente strano. La posta cartacea è perché è un simbolo di eleganza. È elegante ricevere un bigliettino. Perché, sì? Perché la partecipazione non arriva come newsletter? Perché dovremmo dare le spose?
La newsletter? No, abbiamo capito tutto dalla giornata. Grazie signore, sono gentilissima. Fa meglio fare gli avvisi di garanzia, arrivano gli avvisi di garanzia tramite Stefano, io ti devo sono qui, ti devo interrompere perché sicuramente l'argomento è interessante, Stefano ha dato molti spunti, però approfondirlo in così poco tempo è veramente impossibile. Diciamo che noi oggi con questa iniziativa vi abbiamo dato l'input per poter organizzare altrettante iniziative del genere, noi siamo disponibili a renderci disponibili per l'organizzazione, mi dicono di mettermi a favore di camera, adesso mi sposto. E quindi sicuramente trovate in me come nei ragazzi che mi hanno dato una mano la disponibilità ad organizzare ulteriori incontri. Stefano è stato penso esaustivo, però chi ha dei dubbi e delle domande le può fare in questo momento, così diciamo ci chiariamo eventuali dubbi, altrimenti le faccio io. Domande? Allora, c'è un albergo che ha anche un servizio di ristorazione interna. Che termini, che rapporto dovevano essere visti? Allora, in termini di revenue vi dico che oggi, dopo, oltre a fare revenue management sulle camere, si comincia a fare revenue management anche nel settore della ristorazione. Come, ahimè, per il signore è la perdita avviene nel campeggio, negli alberghi, la nota dolente viene la ristorazione. Il core business della vostra attività è il campeggio? Quindi quello che arriva dalla ristorazione o quello che perdete dalla ristorazione, dovete capire quanto incide sulla vostra attività primaria. Cioè, se io sono un albergatore, ho 10 camere, ok? E ho una piccola cucinetta per questi miei ospiti. Devo calcolare, se io non avessi questa cucina, quanti ospiti non avrei? Cioè, dovete essere in grado voi di capire qual è e che incidenza ha quella perdita che vi genera il ristorante. Non è detto che se voi chiudiate il ristorante non possiate trovare una soluzione migliore. Perché se io ho un ristorante e siamo due alberghi, abbiamo due ristoranti e questi due ristoranti sono in perdita, se io ne chiudo uno dei due e con l'altro collega condivido i costi, probabilmente quella perdita si azzera e diventa utile. Non è che dovete licenziare gli chef, però in ottica sinergica, in questo modo, come chi non ha la piscina, se io non ho la piscina, ma il mio vicino ce l'ha, ma che mi costa andare dal mio collega e dire, oh, ma se ti mando i miei ospiti, quanto me li fai? Mi fai una convenzione? Cioè, trovate l'appoggio, aumentate la qualità e la quantità di servizi che potete poi rivendere. Cioè, cercate sponda. Per in questo io dico sinergia e rete. Allora, premesso che il contesto va analizzato, vi dico, il segmento lusso non ha interesse né alla pensione mezza che alla pensione completa, non gli interessa. Quindi se la sua è una struttura di lusso, le dico, è molto più remunerativa e c'è molto più margine nella B&B o nella room only addirittura. Tanto, la camera è secca. Non ho altri costi, quindi mi entra tutto bello pulito, perché anche la colazione è un costo, ma non nel costo consumato dall'ospite, ma da quello che si butta, perché quello è perdita secca.
la parte à la carte o in mezza pensione. Se io negli alberghi che seguo dico e faccio una sezione alla carte e una per la mezza pensione, perché il ristorante alla carte, se è una posizione, dipende anche dalla posizione, cioè se è possibile che ci possano accedere anche altri ospiti, anche altre persone, ben vengano. Cioè se il mio ristorante è aperto anche agli esterni, allora ha senso, altrimenti se è un villaggio no. Anche nei più bei villaggi si fa il ristorante centrale, che è quello in B&B, e poi si fanno come costi extra, quindi come supplemento, le altre tipologie di ristoranti. E sono vincenti, perché date un'opportunità. Io vengo da un posto, da un resort, dove c'erano 21 ristoranti e 17 bar. Mi stupisce però che ci fossero più ristoranti che bar. E no, perché secondo lei? Era studiato su una cosa matematica, che era la permanenza media. L'ospite medio soggiornava almeno 10 giorni. Doveva avere la voglia di provare quanti più ristoranti era possibile. E c'erano ospiti che pur di provare più ristoranti andavano a cena due volte, pagando due volte il supplemento. Non ci posso credere. Giuro. No. No, no, in Italia, in Italia. No, un po' più in là. Sardegna. Cinquanta appartamenti con ristorante sulla spiaggia, quindi aperto anche agli esterni. Ho difficoltà perché non mi piace fare la mezza pensione, spesso lo spiego ai clienti così. Non voglio decidere io per voi, ma far decidere voi cosa mangiare facendovi una scontistica. Ma è difficile farlo capire, anche perché secondo me dandogli un 10-15% di sconto a seconda, se fanno un pasto o due pasti, il cliente uno è libero di scegliere cosa mangiare, due, di spendere anche in base alla propria tasca, perché io non gli vado a sindacare su cosa mi mangio, ma gli vado a sindacare sulla sua presenza al ristorante. Ed è una formula che io non voglio cambiare, perché a me piace, perché la gente quando chiama vuole, sì, ma se io volessi mangiare, io le posso fare anche un prezzo, dico signora, però poi deve mangiare quello che dico io. Allora, condivido pienamente, è una scelta, in questo caso lui ha Vincenzo, giusto? Vincenzo ha fatto la scelta di dire la mia struttura deve avere questa impronta. Poi perché mi scusi, è un valore aggiunto per me il ristorante, perché il cliente è abbastanza fidelizzato. Ospite, mi scusi, ritorno anche per il ristorante. Certo, c'è una problematica, che tu, Vincenzo, hai degli appartamenti. L'appartamento da chi è scelto? Chi è quello che prende l'appartamento? Chi è che va in appartamento in vacanza? Oltre all'albergatore, perché non vuole saperne, non vuole vedere più nessuno che... io me ne tengo lontano anni luce. La famiglia, giusto? Sì. Perché la famiglia ha delle esigenze particolari. Ma qual è il segmento più in grossa crisi economica in questo momento? E quindi perché vuole la mezza pensione? Perché non vuole avere sorprese. Non è che vuole risparmiare, sì, non vuole avere sorprese. Vuole partire sapendo già il budget esatto che dovrà spendere. Perfettamente. E proprio, guarda, ti sei dato da solo la risposta. Quindi ti dico, fossi in te, proverei un approccio diverso. Non è detto che tu devi fare per forza da mangiare quello che tu vuoi, loro devono mangiare per forza. Cioè, lo puoi strutturare stile villaggio con 4-5 scelte che l'ospite può mangiare. Lo fai partendo dalla base del menù alla carta che tu hai, che molto probabilmente è quello che comunque fai. Cioè se ti arriva qualcuno, parte da quella base lì. Poi è normale che ci sono delle, però è una scelta.
cerca di, il mio suggerimento è vedi, sì. Il problema principale è nel proporgli un costo giusto, perché poi l'altro aspetto fondamentale di chi vuole questo è perché vuole risparmiare. Allora, se io tiro partire dalla mia carta con un po' di orgoglio, uno sceglie prodotti di un certo tipo, quindi non è che io posso farti un certo tipo di scontistica, però se tu vieni a mangiare la carta, anziché mangiare antipasto primo e secondo, magari mangi solo l'antipasto e il primo, io non ti contesto nulla, lo puoi fare e spendi bene o male forse quello che volevi spendere, anche se non hai l'idea di fare un pranzo completo. Ma infatti ti dico, la tua scelta è una scelta importante, e io fossi in te farei lo stesso. Vedi se non riesci a trovare una chiave diversa. A me piace, però vorrei trovare una chiave per soddisfare quella clientela, visto il periodo. Ma non riesco a trovare la chiave di volta per farglielo capire all'ospite. È perché la qualità costa, e il food cost dovreste calcolarlo. Il tuo chef deve, e tu devi sapere qual è il food cost, cioè quanto costa quel piatto, per poter calcolare sempre. Se sei bravo, il bravo chef è quello che ti sa dire che quel menù in qualsiasi momento avrà quel tipo di prezzo, oscilla, ma le oscillazioni di prezzo, a meno che non ci sono delle problematiche enormi durante una stagione, sono minime, cioè i prodotti cambiano di poco. Se sei bravo a fare il calcolo del food cost, potrai creare la mezza pensione tranquillamente. Però devi calcolare bene il food cost. Non solo. Vi faccio un esempio, cioè io non posso metterti la mezza pensione a 25 se poi magari tu vuoi mangiare una linguina all'astice e ti costa 20 euro. Bravissimo. La linguina all'astice. Bravissimo. Ma tu gli devi dire, questa è la mia offerta, se vuoi la linguina all'astice, ma alla grande, ma ben venga. È la stessa cosa che io ti prenoto una camera comfort, arrivo al ricevimento e l'addetto al ricevimento, che devono fare tutti, mi sa fare l'upselling, mi dice guardi, con 10 euro in più si prende la camera di tipologia migliore, quello è un utile pulito, quello è proprio bello, un guadagno, sono i migliori guadagni, riuscire a fare l'upselling. È come quando io vengo da te, mi dici guarda, la mezza pensione oggi prevede pasta, pappa, pomodoro, cotolette e patatine, no? Poi io vengo lì, guardo il menù perché dice guarda, mi va il pesce, c'è la linguina all'astice, non mi frega di spendere 50 euro, perché tu in quel momento stai soddisfacendo il bisogno, anzi, suggerimento, io gli hai fatto venire la culina, chi fa mezza pensione, il tavolo di chi fa mezza pensione deve stare in mezzo alla sala. Bravissimo, gli deve arrivare un odore ovunque, deve dire guarda che bel piatto che passa, perché se voi lo mettete in un angolo, è così, guarda, sembra stupido, ma sapete che le sedie della McDonald's sono fatte scomode, che diventano scomode dopo il tempo medio di consumo di un panino? Deve diventare scomoda, quasi come sulle sedie dove siete voi, sì. Dopo un tempo specifico, è come quando, perché il consiglio comunale dopo 20 minuti se ne deve andare. È come quando usciamo con un bel piatto di pesce e lo passi davanti ai clienti che non l'hanno preso per fargli venire l'acquolina in bocca. È uguale. Io in uno dei ristoranti che ho seguito, del resort, noi avevamo la vetrina del pesce e facevamo uscire il cameriere che attraversava tutta la sala con le astici vive sopra il vassoio, che passavano tutta la sala, uscivano dal ristorante ed entravano dall'altra parte. Dopo 2 minuti noi avevamo venduto tre astici, perché le persone gli facevano venire la voglia. Noi quell'astice non è che era destinato, quell'astice era semplicemente per dire guarda, ci stanno le astici. No, il cameriere usciva, passava, entrava da una sala, usciva dall'altra, come se stesse andando da qualche altra parte, ma in realtà aveva il pesce o l'astice di turno. Funziona. Sì, ma io sono italiani. Vabbè, ma perché voi non le dovete applicare, scusate? Ma
da oggi in poi uscirà sul Gargano tutti questi ristoranti. Sì, l'asticella al guinzaglio lo portiamo. Prego. Questa vendita di in albergo dove viene venduta solo la camera senza la colazione, sì, cosa ne pensi? Che va bene nel business hotel, non va bene per i luoghi di vacanza. Il luogo di vacanza, io voglio fare la più bella colazione della mia vita, mi voglio alzare, anzi vi dirò di più, allargate il buffet delle colazioni, non abbiate paura di mettere il salmone, non abbiate paura di mettere queste cose, pagando il supplemento, perché chi vuole il salmone deve pagare il supplemento disposto, ma le colazioni a buffet, con un buffet vario e sempre fresco, sono il successo della vacanza. Io giudico la vacanza e chiudo gli occhi su tutto se ho quel tipo di prodotto. Se probabilmente ci sono delle persone che fanno la richiesta del room only, ossia della sola camera, sono le persone che sono strette di budget, non fanno colazione perché casomai sono intolleranti al lattosio, sono vegani e sanno benissimo che la vostra offerta molto probabilmente non è vegana. Quindi se arrivo io, il futuro, e se volete veramente riuscire, avvicinatevi a queste nuove culture di alimentazione. Vegani, vegetariani, sono il futuro, eh? Sì, ma in Italia il problema è che è una crescita continua, ogni giorno, e le esigenze molto spesso sono delle mode, ma il cappuccino di soia, che è diventato una cosa che molti di voi conoscono e quasi prendono, lo prendevo anche io che sono intollerante al lattosio. Che oggi le intolleranze alimentari sono quelle che vanno alla maggiore. Quando la cosa peggiore di chi fa la mezza pensione è proprio questa, che sembra avere la checklist dei malati, sembra di stare al Cardarelli quando si arriva al pronto soccorso, e questo non mangia quello e questo non mangia quell'altro. Alla fine conviene fare la mezza pensione? No, conviene fare come fa Vincenzo. In certi termini conviene fare come fa Vincenzo. È perché l'intolleranza all'astice, ai crostacei esiste, però chissà perché. Il celiaco, cioè le esigenze alimentari sono frutto di una scelta. E un altro target che non dovete dimenticare, che in Puglia non si è mai dimenticato, sono gli animali. Il segmento di chi porta il proprio cagnolino con sé in vacanza ha un peso quasi come quello del bambino. A me non ho sporca, il bambino sì, fa più danni. Però, vi ripeto, queste sono tutte tecniche nuove. Le ripeto, la room only va bene nelle business, ma non a caso, se le va in un business hotel, la camera senza colazione, cioè l'incidenza della colazione a volte arriva a 10, 15, 20, 25 euro per fare colazione. Ma se io sono una persona business e io per lavoro vivo sempre in albergo, io faccio colazione con un caffè, e forse se c'è un frutto, se no caffè e vado via. Perché devo spendere 15-20 euro in più per un buffet che è sprecato? Serve per abbattere gli sprechi, e perché il segmento business ha questo tipo di esigenze. In vacanza no. Quindi se lavora con un segmento business, ben venga, altrimenti può passare tranquillamente. Anzi, cerchi di allargare quanto più possibile il buffet delle colazioni. E non abbiate paura veramente di avvicinarmi a queste nuove tipologie. Il cappuccino di soia ci deve essere. Un biscotto vegano ci deve essere. Ci sono, ce ne sono tantissimi. Voi non immaginate quanti sono. Io ho fatto un'analisi ultimamente e vi dico che vegetariani e vegani sono un trend con una crescita che non ci si riesce a star dietro. E soprattutto chi viene da determinate aree geografiche. Qual è l'area geografica di maggior provenienza qui nel territorio? Dalle statistiche di Spot? No, dell'animale. Lombardia. Sapete qual è la percentuale di vegani e vegetariani in Lombardia? Sicuramente superiore al 100%. Altissima.
Però di quelli dichiarati, poi quelli che mangiano il salame di nascosto. Quelli... Che fa tendenza poi anche. Fa tendenza, però è vero che esistono tanti. Il Piemonte è la prima regione italiana per vegani. È così, ce ne sono tanti. Ma non so se è una tendenza, in realtà è nata come una moda, ma si sta sviluppando perché sta coinvolgendo tanto gli animalisti, che sono una grossissima fetta degli italiani. E gli animali, in Italia, io non sapevo che l'Italia fosse il primo paese in Europa per vegani e vegetariani, io non lo sapevo. Italia è il primo paese e noi pensiamo sempre che sono gli stranieri. C'ha un senso però, perché in realtà noi abbiamo una cultura anche dei legumi, della verdura, di queste cose. Noi mangiamo bene, quella è la verità. Si riesce a mangiare bene anche senza mangiare carne. Certo. E soprattutto che nel nord Europa è già più difficile. Soprattutto che in luoghi che hanno come tradizione il burro, il formaggio, l'olio, non sanno neanche che cos'è, esatto. E voi che siete la patria dell'olio. Anzi, chi c'ha un po' di olio? Devo prendere un po' d'olio, devo portare a casa l'olio oggi. E quindi questo è un target che io vi dico, prestate attenzione. Vabbè, siamo arrivati alla frutta. Faccio un'ultimissima domanda, mi odieranno i tecnici. No. Allora, noi abbiamo l'aeroporto, no? Che è una nostra grande pecca e molto probabilmente... si è risolta la questione, quindi a breve riusciremo ad avere uno scalo aeroportuale. Come può praticamente una struttura attirare mercato estero? Cioè proprio le operazioni da fare in struttura per interfacciarsi ad un mercato estero? Te lo chiedo perché non sei stato solo revenue manager, ma ti sei occupato anche di commerciale, quindi hai curato questi aspetti. Allora, la parte fondamentale prima di tutto è capire quali sono gli stranieri, capire quali sono i voli, quindi andate in aeroporto, andate sul sito e cercate di capire quali sono, da dove provengono, e cercate di fare delle attività mirate. Esistono portali in ogni nazione, dove, come in Italia esiste vai a New York e trova l'appartamento, così a New York esiste vai sul Gargano e trova la struttura. Cercate di trovare il sito, trovate quello, cercate di indagate sul web, puntate sul web, trovate quelli che sono i siti migliori, molto probabilmente troverete dei siti che hanno già dei link o delle offerte di strutture, e costruite su quelle. Consiglio: l'unione fa la forza. Se vi rendete conto che il mercato tedesco arriva da Monaco di Baviera, perché avete il volo diretto, premesso che il tedesco si muove sempre per macchine, bla 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 bla, ma per arrivare qui giù tutta la vita l'aereo, ho fatto ieri la passeggiata di notte, speriamo che i punti restino, la prima cosa da fare è che, c'è il volo. Francesca, Giovanna, che ne pensi se facciamo insieme, compriamo insieme una pagina pubblicitaria? Che ne pensi se facciamo insieme un banner? Sinergia. Il costo del banner è sempre lo stesso, con un'immagine invece che c'ha un logo, ce ne ha tre, suddivise in tre, con un link, e avete fatto. La pagina pubblicitaria sulle riviste degli aerei non portano tanto, soprattutto se sono, cioè non comprate la rivista del volo che arriva da voi, al massimo comprate una pagina su una rivista di un volo interno, cioè tra Berlino e Monaco, comprate una pagina su una rivista del genere. Durante il periodo di bassa stagione o in questo periodo dell'anno, in primavera, in modo che d'estate qualcuno può... Poi avete tutti quelli che hanno un sito, saranno sicuramente bravi a guardare le statistiche che Google gentilmente gli mette a disposizione, quindi sapete benissimo
qual è il target straniero. Esistono tantissimi, decine di migliaia di database di buyer. Quando la vostra regione va a fare le fiere, vi deve, perché fa il vostro interesse, perché sono pagati da voi, vi deve fornire i database dei buyer che hanno incontrato. Ve li portano, li studiate, vedete se sono interessati al vostro prodotto e poi vi proponete. Dovete cogliere le occasioni che ci sono, perché il mercato straniero si muove sul web e i booking engine, anche se sono solo in lingua inglese, vanno benissimo, perché tanto è lo straniero che prenota direttamente sul sito dell'albergo. Cosa che ho pensato che si è sempre trascurata, che dobbiamo guardare anche un po' alla nostra offerta di siti. Cioè, la faccio questa cosa perché io ho creato un'app, ti dicevo prima, e Google a un certo punto mi ha mandato un'email e dice: guarda, devi localizzare la tua app non in inglese, non in tedesco, ha detto in ceco, perché la tua app, anche se è in italiano, è scaricata molto da quelli della Cecoslovacchia che forse usavano solo le mappe. Allora, magari io pure c'ho un sito e vedo che comunque visite sono da Stati Uniti, Germania, però per esempio, che ne so, Russia, Cecoslovacchia, tutti dei mercati, diciamo, nuovi, comunque che non vanno per la maggiore, alla fine magari anche pensare di localizzare, fare una pagina del sito in lingua, non può essere pure una buona idea? Il sito voi dovete, una volta che avete capito qual è l'interesse, quindi quali sono le regioni, dovete avere la pagina del vostro sito tradotta in quelle lingue. Cioè, non potete pretendere di volere i russi se poi non avete la pagina tradotta in russo. Il russo fa fatica con l'inglese, soprattutto il massivo, perché la middle class russa, ma magari ad avercela, la middle class russa. Quindi non potete pretendere, ah, ma i russi non ci sono. Ma come fanno a venire? Se non sanno neanche, cioè, se i vostri siti non sono tradotti in lingua, basta poco, basta che ce ne sono uno o due e sono trainanti per tutto il mercato. Però c'è bisogno. La lingua, la cosa bella di internet è proprio questa, che voi potete comunicare e potete aggiornare continuamente. Non fate l'errore di aprire le pagine social senza farle in doppia lingua. I post vanno fatti in doppia lingua sempre, perché lo straniero è una persona che ha interesse, e se vi cerca, Facebook è diventato anche quello uno strumento fondamentale. E dovete metterlo a conoscenza della vostra offerta, altrimenti non potete. Non posso volere lo straniero se non lo metto in condizione. Sono altre domande? Siete un po' stanchi. Andate in pace. Allora, Stefano sicuramente è entrato nelle nostre grazie, un nostro contatto, infatti mi hanno già chiesto se puoi ritornare eventualmente a settembre-ottobre per continuare il discorso. Vediamo, c'è un'ultima domanda. Ci organizziamo, se c'è sta qualche struttura che mi vengo a fare due giorni magari. Ma pure ottobre, bello, il mare d'ottobre è più bello. L'ultima domanda, scusa. Prego. Mi interessava il mercato cinese, come si approccia? Perché il mercato cinese in Italia, scordatevelo. Allora, il cinese ha, come spiegavo... È una curiosità, insomma. No, prima, probabilmente sei arrivato un attimo in ritardo, ho spiegato e ho detto che il mercato cinese non è un mercato che ama certi tipi di... Non ama il turismo di mare, ama la città d'arte, cammina sempre come le formichine in gruppo, si sente spaesato, se lo metti oggi a fare una passeggiata sul lungomare è più facile lo trovi impiccato, perché ha difficoltà. Sono abituati a vivere in comunità, vicini, devono stare sempre insieme, quindi fanno grossa difficoltà ad arrivare in questo mondo. Il nostro mondo è totalmente diverso da quello che è le loro
il loro costume, quindi è un mercato che, sul quale io non punterei assolutamente. Il problema del gruppo è che il cinese, un po' come il russo, prima di arrivare in zone come il Gargano, deve saturare Roma, Venezia, Firenze, Milano. Vengono in Italia per tre ragioni. Io, quando mi sono trovato a parlare con dei tour operator cinesi, mi hanno detto: noi veniamo in Italia per fare shopping a Via Monte Napoleone, per vedere il Colosseo e per andare a vedere la partita della Roma. Tanto scemo non è, senza cacciare un euro ancora, ho detto. È così, e i nuovi mercati, io vi do un consiglio, provate a, il vostro sito deve essere almeno in quattro lingue. Troviamo grandi difficoltà a fare le traduzioni. Perché i siti che utilizzate sono per lo più in WordPress. Io ho un contatto russo, se mi interessa. No, i siti vanno fatti in lingua e devono essere fatti, e dovete averli almeno in quattro lingue. Migliora anche l'indicizzazione. Le quattro lingue dipende dal mercato di riferimento, ma almeno in quattro lingue. L'italiano e l'inglese lo do per scontato. Le altre due lingue più parlate al mondo sono lo spagnolo, che noi lo dimentichiamo sempre, che è la lingua più parlata. Perché l'Italia non è meta di vacanza, cioè chi viene a mare, chi va a mare, chi fa vacanza, è difficile lo spagnolo che venga qui, perché tanto ce l'ha, fa le città d'arte. Poi avete le lingue tedesco sicuramente, e il francese, olandese, tenete presente che sono delle nicchie molto particolari, che però sono in un trend crescente. Quindi voi sapete quali sono i mercati, suppongo che a fine stagione, vi dicevo, storico fondamentale. Voi dovete avere uno storico sempre di tre anni, sempre sotto le mani, sempre. Dovete sempre sapere qual è lo storico degli ultimi tre anni, su cui cominciare a costruire. L'anno zero deve ancora venire, perché con la crisi ogni anno è l'anno zero, visto che tanto al peggio non c'è fine, speriamo che ormai sia andata. Alla frutta. Basta. Adesso forzatamente sono i ragazzi che tra poco mi uccidono. Devono tornare a Bari, quindi hanno un po' di strada da fare. Anch'io. Allora, con voi l'appuntamento è sabato prossimo. Cominciamo a fare rete seriamente parlando di comunicazione del territorio, come comunicare il nostro territorio, con Micaela Bandini, che tra l'altro ha collaborato per l'ideazione dell'ultima campagna Enit, quindi insomma... una testimone di tutto rispetto, come lo è stato anche Stefano Noviello. Facciamo un applauso. Grazie. È un arrivederci, perché mi sembra che hai conquistato un po' di persone, quindi... Sono sempre a disposizione. Mi piace. Ci vediamo presto. Grazie a voi. Grazie a tutti.